Saluto a tutti, seconda puntata 245 sfumature di palio, con me Sandro Ben Marranini ritrovati. e abbiamo una nuova coppia per cui le presentiamo. Abbiamo Bastiano Silvano Vinni, detto Bastiano, nato a Monteroni d'Albia, a Siena, il 7 agosto 1954, e c'è una nota con sette presenze, detiene insieme a Bonito da Silvia, Catera e a Piacina il record delle pali corsi dallo stesso Fantini nella selva, per cui questa era una nota qui nel libro. E poi abbiamo l'altro gradito ospite, Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, Salve. nato a Pistoia il 30 aprile 1981, Scompiglio ha corso 25 carriere, ne ha vinte 5, e Silvano ne ha corse 30 e ne ha vinte 5. E sono più duro io, 5 a c'è niente a 5. fare. Ma il 5-5 a Livorno è la focaccina con la cecina, io ve lo dico, il 5-5, quindi se c'è un livornese all'ascolto si fa mangiare, quindi potrebbe anche Allora, andare bene. chiaramente questa è la seconda coppia di questo nostro percorso. Sono 10 puntate, abbiamo visto già la prima con Aceto e Trecciolino. Ora iniziamo questa cavalcata insieme a Bastiano e a Scompiglio. Allora, Visto che bisogna Sandro. partire da qualcosa, io partirei da Masoni telecronista e la vittoria di luglio del 90 di Bastiano. Poi la commentiamo con lui per poi rivedere anche il cappotto di Scompiglio, edizione 2016. Questa è la parte leggera, la parte dei ricordi. Quindi partiamo con Bastiano nel palio del 90. Vediamo se Cianchino ed è entrato fiancata, la mossa è valida, parte in testa la giraffa, Leocorno, la torre, l'istrice, aquila, tartuca, montone, oca, nicchio, pantera, prima curva di San Martino con ingresso molto veloce. E sono cadute alcune contrade, è caduto il nicchio e l'aquila, e ci portiamo al primo casato, sempre con la giraffa che sta conducendo, tallonato molto stretto dalla torre, dall'oca, dall'istrice, Leocorno, e lo scosso dell'aquila, montone, pantera, tartuca, seconda curva di San Martino con la giraffa che sta conducendo, in seconda posizione sempre la torre, sta entrando molto forte l'oca, segue l'istrice, Leocorno, montone, pantera, è caduta la torre, il fantino della torre è caduto, e a questo punto è la giraffa che sta conducendo da sola e si porta all'ultimo San Martino, due cavalli scossi sono in seconda e in terza posizione, quarto è l'istrice, ed ecco con questa ultima curva del casato che la giraffa con galleggiante e Bastiano viene a vincere il palio del 2 luglio. Ha vinto la giraffa, una corsa stupenda, meravigliosa. Con Allora, Silvano, bel palio, eh. Bel palio, un palio che io credo vale un po' per tutti noi che abbiamo fatto il palio di Siena, queste sensazioni. Noi eravamo convinti di vincere questo palio. Io mi ricordo che il giorno prima della scena della prova generale sono andato a casa e gli ho detto: state tutti tranquilli che questo palio lo vinco io. Perché c'era uno stato d'animo in contrada, ma non a livello popolo, ma a livello dirigenze, a livello di... Cioè, sarebbe stato... Non era possibile perdere questo palio. Poi io avevo bisogno di vincere perché era dall'83 che Ecco, non su questo vincevo. voglio fare una domanda a tutte e due. Percepite voi, quello che stava dicendo Silvano, che è interessante il clima in contrada, quando c'è la Lo forza senti, spirituale, lo lo senti, lo senti, senti, no? perché quando Rispetto a tutti ci volte... credono, non vedi mugugni tutti uniti, non vedi capannelli, perché poi voglio dire, siamo tutta gente abbastanza sveglia, quindi percepisci se ci sono degli umori negativi. Lì era tutto, sembrava tutto vattato, tutto scontato. Galleggiante, tra l'altro, è il trait d'union tra 3 Aceto 90-92. C'è una differenza fondamentale: davanti o girando non a San Martino, lo stesso cavallo, quindi una certa maneggevolezza, vinceva con più schemi in questo caso questo Questo quando l'ho cavallo. montato io era il secondo palio, il primo mi sembra l'aveva fatto nella Tartuca con il Naldi, mi sembra. Però ecco, lo dicevo a Jonathan, era un cavallo, magari in partenza qualche problemino te lo creava, però di una maneggevolezza. Te potevi entrare San Martino il Casato e pigiare sempre, cioè era come una macchina su rotaie. Questo è un gran cavallo, grandissimo cavallo.
quindi adatto sia a un fantino come te, che notoriamente eri denominato e fotografato come un fantino molto svelto alla mossa, sia come Aceto, che era esatto contrario tuo, vero, molto vero. Lungo di redini, lo lasciavi, lasciavi galoppare vincendo da dietro. Direi che ci sono ancora cavalli così che si possono che possono variare gli schemi? Secondo me meno, nonostante ci sia il protocollo, ci sia tutto e tutto il resto, però secondo me come quantità sono meno di allora cavalli maneggevoli, perché allora c'era galleggiante, Panezio, Rimini, erano tutti, c'era 4-5 cavalli, poi chiaramente dopo i primi 3 o 4 o 5, poi il resto c'era il voto, cioè il resto non è come ora, magari monti il quinto, un salto in più lo fai, c'era veramente, c'era l'improvvisazione, il puro sangue veniva da Ronciglione che non aveva mai visto Piazza del Campo, oppure che veniva da Imola, oppure veniva da Livorno, quindi il passo avanti è stato fatto notevole, ecco. Dal 90 al 2016, quindi da Bastiano a Scompiglio, il Capotation. Capotation, direi. Vediamo il primo, intanto vediamo la seconda prova, per noi la prima televisivamente parlando, che è quello di agosto. Insieme vediamolo. Questo continua inseguimento nei confronti dell'Aquila, mossa valida, partenza molto forte del Nicchio, Civetta, Giraffa, il Drago, la Lupa, Bruco, Tartuca, Aquila e Pantera, ed è il Nicchio che sta andando verso il Casato con seconda posizione, il Drago segue la Lupa, Nicchio, Drago, Lupa, Giraffa, la Civetta, l'Aquila, la Pantera, una bellissima pagliata con il Drago che ha preso la prima posizione, Andrea Mari è in testa, sta volando verso il secondo San Martino, seconda posizione la Lupa, il Nicchio, la Civetta, l'Aquila, è caduto il Nicchio, l'Aquila in quarta posizione, andiamo al secondo Casato con Drago, Lupa, lo scosso del Nicchio, l'Aquila ed è la Lupa che ora inizia l'attacco, Drago in testa, la Lupa sta entrando al di dentro però l'ha chiuso, andiamo al terzo ed ultimo San Martino con la Lupa che guadagna la prima posizione, Lupa in testa, un leggero cedimento, seconda posizione per il Drago, lo scosso del Nicchio, ultima cuspa del Casato con la Lupa in prima posizione ed è la Lupa, la Lupa che vince. Stata biancata, la mossa è valida, parte in testa il Nicchio, il Drago, la Tartuca, Giraffa, Lupa, Istrice, eccola il primo San Martino con Nicchio che sta veramente andando molto forte, ha avuto un leggero cedimento, continua caduta la Giraffa e la Chiocciola ed eccoci al Casato con Nicchio, Drago, una grande battaglia, la Lupa, Local, ha battuto l'Istrice, è caduto l'Istrice ed ecco sempre il Nicchio in prima posizione, tallonato molto stretto dal Drago. La Lupa, arriviamo al secondo San Martino con il Nicchio, il Drago, la Lupa, l'Oca e la Tartuca. Eccoci al Casato con il Drago che tenta un attacco all'esterno, però il Nicchio regge la prima posizione, continua a galoppare molto forte Tittia, seconda posizione per il Drago. La Lupa, l'Oca, la Tartuca, ecco all'ultimo San Martino con il Tittia che è leggermente andato sul collo, è la Lupa e sta entrando fortissimo al Casato, la Lupa, ecco la Lupa che viene a vincere il podio. Tanto di appello. Devo dire bravo, complimenti. Poi ci vuole anche la fortuna, Franco, non è soltanto la bravura, da noi ci si prova sempre a cercare di fare il massimo, sicché qui ci ho avuto il pizzico di fortuna, anche io mi ha detto Silvano, ci sono quei momenti in cui sei lì che devi rivincere in tutte le maniere. Io qui era dal 2012, non vincevo, erano già 4 anni, quindi avevo vinto nel Montone, l'ultimo palio, e qui niente, mi è toccata questa occasione di questa cavalla, a me mi era sempre un po' piaciuta, anche nelle corse aveva sempre dimostrato, ci ha sempre avuto diciamo sposta difficoltà al canape,
Sì, ma... però poi si corregge dopo. Sì, sì, proprio una cavalla motore. Lo rivediamo, guarda, che tutte e due le rivediamo ora tra poco a rallenti, ci rendiamo conto che insomma, c'è molto Bartoletti nella seconda vittoria. Comunque abbiamo... sono molto simili le dinamiche, se ne parlava ora del Palio, sia il primo che il secondo Palio, le posizioni sue sono sempre uguali, gli avversari sono sempre uguali, c'è sempre Nicchio e Drago, sia nel primo e nel secondo Palio. Sono casualità strane queste, cioè il suo Palio l'ha dovuto lottare sempre con il Nicchio e con il Drago. È vero, siamo nel primo e nel secondo. C'è una considerazione tecnica, l'abbiamo fatto anche giovedì scorso con Franco Masoni, Trecciolino e Aceto, e riguarda rincorsa e partenza. È molto più difficile vincere di rincorsa perché la mossa con un nuovo addestramento dei cavalli, Bastiano, lo chiedo anche a te che sei stato il re delle mosse del passato, li trovano tutti molto ammucchiati, le traiettorie per superare i cavalli non ci sono quasi più. No, Jonathan, sembrerebbe vedendo... c'è meno sfilacciatura, c'è meno spazio anche di manovra. Sì, abbiamo visto anche queste... io penso anche un'altra cosa, che poi la differenza un po' il cavallo di Garbandan Piazza te la fa per le traiettorie, perché noi poi dopo, vabbè, ci può essere chi rischia un capellino di più, chi rischia un capellino di meno, però qui hai rischiato, ma potevi saltare per aria, però hai la vita di cuore con la pompa. Vabbè, ma poi tanto io magari l'unico uno dei pregi che ho è quello, io quando sono a cavallo penso soltanto a una cosa, per me è vincere, poi l'altra cosa non conta niente, quindi alla fine quando sono lì e vedo l'opportunità di poter vincere io rischio, poi se mi va male o mi va bene però rischio. Non pensi? No, penso, perché cioè, penso bisogna... Ci si fa pensare perché... No, io ho pensato, perché anche lì ho visto, se guardi bene il Palio, ho cercato di stare un giro e mezzo tranquillo, perché tanto sapevo poi al terzo giro potevo rischiare, però quando c'è stato il momento da poter rischiare, o rischiavo lì, tanti hanno detto, ma dovevi provare di fuori o l'avremmo passata, perché se guardi bene è durato fatica a passare là dietro, perché davanti c'era Morosetti e Andrea, non è che c'era un fantino di niente e un cavallo di niente, sempre una valle aveva già vinto, un fantino plurivittorioso, quindi... Cioè, o cerchi un po' di fare un improvvisato, se non fa niente nella vita. Vediamo anche quello, il filmato successivo. È troppo facile, Franco, dalla poltrona, telecronista, di dove passano di fuori, di dentro, non so, è troppo facile. Anche perché poi, Alessandro, il problema è un altro, aveva davanti due fra i migliori fantini, e ci sono attualmente quello. Insieme a lui, sia a luglio e agosto, sempre Giovanni e Andrea Mari. Mi sembra che, prima... direi che è stata una mossa incosciente nella coscienza. Sì. Dice o lo passo io o non lo passo più. In questa seconda corsa direi, in questo secondo palio direi che invece è una mossa più ragionata. Sono sicuro che te hai pensato che lo passavi lì o non lo passavi più. Però c'era lo spazio per passarlo. Sì, però questo palio qui, ti dico la verità, conoscendo cavalli, davanti io sapevo che c'avevo, davanti c'è Quadrivia e dietro c'è il mio cavallo e li conosco tutti e due e sono due cavalli brillantissimi. Se io gli tiro il collo un giro e mezzo o due a quella cavalla, arriva al terzo giro e non ci trovo più niente. Infatti io ho visto, stando dietro, che Giovanni l'ha sempre cercata la cavalla, Gigi uguale. Io se te guardi la via Nerba al secondo giro, io prima la tocco mai, fuori alla partenza, perché tanto sapevo che se io li rincorrevo due giri non li pigliavo mai quelli. Era come avere due outsider in una corsa regolare, Silvano al comando, che tanto prima o poi si fermano. Sì, questo il pensiero. Sì. Tanto non l'avremmo passato i primi due giri, cavalli. Perché Quadrivia, che è velocissima, si sapeva tutto. Il gruppo qui. Il mio ce l'ho a scuderia, io è sempre stato il cavallo mio, quindi lo conosco. Sapevo che tanto per due giri e mezzo no. E Penelope sapeva questo pregio e lei il terzo giro, come aveva visto a Monticiano e tante parti, lei aveva la possibilità di poterli passare. Quindi ho cercato di usare il cervello e fa l'unica cosa che potevo fare. Vediamo anche le vittorie di Bastiano in grafica, i 5 pali di Bastiano, e vediamo la composizione dei fantini. Bastiano, questi sono i pali che hai vinto te, e tutti i fantini che partecipavano quando hai vinto te, proprio la griglia di partenza, l'entrata alla mossa e quell'altro. E quindi Galleggiante, Benito, Rimini, Panenzio e Urbino di Azzieri, quindi 5 cavalli di un certo spessore, lasciatemelo dire, e che cavalli! E come vediamo c'è tutta la disposizione di questa disposizione qui, e manca, e poi vediamo anche quella di Scompiglio. Io direi l'unica differenza è che riscontro un dualismo vero tra te Aceto e tra te Cianchino, quasi una goduria quando perdeva l'altro più quando vincevi te, come se ci fosse un nemico, invece più un vogliamoci bene della piazza odierna con Brio, Scompiglio e TTA. La BST mi sembra più
sono più intelligenti, cioè, è vero, no, ma la realtà è questa. Vediamo la grafica, così ci rendiamo conto. Loro sono scoppini. Molto più intelligenti di me e il De Gordes, che le nostre guerre hanno portato a far vincere gli altri. Vediamo anche Scompiglio oltre che Bastiano, così vediamo anche i cinque pali, così vediamo, questa è la grafica di Bastiano, quindi ecco la gli avversari, questi invece i cinque di Scompiglio. Ogni anno, come vedete, il nome del cavallo, la contrada, l'entrata alla mossa e come erano messi i fattini all'interno della mossa. Sì. Poi che uno vada a cercare un altro, a me non me ne frega nulla, l'entrata alla mossa ufficiale è quella, io parto dal presupposto che questa è l'entrata ufficiale. L'unica cosa, e poi andiamo in pubblicità, così facciamo contento Sarbana. Come cavolo fai a vincere con Sarbana come tipologia di fantino? Guarda che ora si telefona al Gigliotti. Eccoci. No, lo chiedo perché se fossimo alle regolari io difficilmente avrei messo Scompiglio su Sarbana. Per tipologia, per come monta lui e per come è. Però Sarbana è una valla molto veloce e lui è un partente. Io invece lo sono andato a cercare apposta. Senti come se hai avuto ragione te, Io lo sono andato a cercare apposta perché avevo visto un provincio, a lei era una cavalla pronti via che dalla mossa a San Martino era difficile battere, o difficile, insomma, cioè poteva avere qualche cavallo, magari non di facile gestione al canape, però una cavalla molto veloce. Studiato, era una mossa. Io volevo fare quella, sapevo tanto che potevo fare quel paglio lì e basta, perché da dietro non ci avremmo corso con lei. Pubblicità. Maggiore, poi ci manda via. Grazie Maggiore. Seconda puntata, 245 sfumature di palio con Silvano Vignetto Bastiano e Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio. Prego, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo allora con Bastiano, guardiamo una grafica molto importante perché l'incidenza di Aceto, Bastiano e Cianchino, l'abbiamo detto anche con Aceto l'altra volta, rispetto alla piazza, è che voi siete stati in piazza insieme 10 volte l'ABC, Aceto, Bastiano, Cianchino, e ne avete vinte 9. È perché eravate uno contro l'altro, c'era un dualismo, c'era la Siena divisa, o perché eravate oggettivamente i tre più bravi e non c'era trippa per Gatti per gli altri? Allora, bisogna essere onesti, credo, in questo momento. Io credo che in quel momento lì si era i tre più bravi, perché poi dietro non c'erano dei personaggi che avevano la possibilità anche di montare i meglio cavalli, giusto Franco? Si montavano sempre noi. Però è anche vero che c'era un dualismo molto forte fra me e Aceto. La città, come se ne parlava prima, era divisa in due, quelli pro Bastiano e quelli pro Aceto, perché Aceto ha dominato per un ventennio facendo il bello e il cattivo tempo, saltando da una contrada a un'altra. A un certo punto il popolo voleva che ci fosse un alter ego ad Aceto, qualcosa di diverso, di andare, se non potevi montare lui non potevi montare Birichicchi, dovevi montare qualcuno non che si equivalesse, però che gli dasse del filo da torcere. E allora praticamente c'erano delle contrade che facevano filo a Bastiano e delle contrade facevano riferimento ad Aceto. Però 9 pali su 10 sono tanti, il 90% sono passati da voi tre. Sì, sì, come vediamo, sì, è vero. In questa grafica sono tanti. Ma sai, montavamo i migliori, Cioè, io andavo a montare il cavallo e Aceto ci aveva perso, indipendentemente dalla contrada. Poi ero fortunato perché mandava in contrade dove io avevo rapporto, però ecco, la libidine era di non andare a rimontare il cavallo e ci avevo vinto, ma quello e ci aveva perso lui, perché ti dava... Senti, e i rapporti fra te e Cianchino com'era? Ma guarda, anche dei pali che visivamente sono stati fatti insieme fra me e Salvatore, ma non è vero. Cioè, sono cose successe casualmente, perché io magari ce l'avevo con Aceto, però avevo il cavallo buono. Cianchino ce l'aveva ugualmente con Aceto e aveva meno cavallo e allora lo faceva perdere. Però non c'era un accordo predefinito... Non c'era d'accordo, però faceva parte, veniva bene a tutti, diciamo. Invece dai, la grafica che vediamo ora della BST, come li chiamo io, Brio, ormai abbi pazienza, Brio Scompiglio TT, per me sono BST contro l'ABC, perché faccio prima a nominarli. Vediamo insieme i movimenti delle mosse delle vittorie di Brio Scompiglio e TT insieme in piazza. 21 volte 13 vittorie, 3-3-5, questa è la conformazione, 3 volte trecciolino. Quindi si può dire che con la BST in piazza c'è un po' più di varietà di vittorie, ogni tanto vince qualcun altro, ogni tanto vince Gingillo, ogni tanto c'è sempre un pochino più di spazio. È perché voi siete tre bravi ragazzi che non, e quindi non c'è questo dualismo o cosa?
c'è più spazio per gli altri. Ma io penso anche perché si capitano delle situazioni in cui magari vanno tre, ci sono anche quattro cavalli, due può fare il palio, come certe volte magari ha vinto il palio Gingillo, magari eravamo ugualmente vincenti io, Andrea e Giovanni, o altre volte l'ha vinto, o una volta l'ha vinto Brigante e eravamo vincenti anche noi. D'altra parte, quando ci sono 4-5 cavalli, poi la situazione del canape, la situazione della partenza, c'è tante cose che poi ti fanno vincere un palio. Diciamo che siamo in questo momento, siamo diversi ragazzi e vogliamo vincere il palio, e quando siamo lì ognuno tira l'acqua al suo mulino. Vediamo anche l'altra grafica, poi Franco puoi fare intervenire. No, interessante questa. Volevo dire una cosa a Silvano su quello che ci ha raccontato ora il nostro Scompiglio. Sono bravi ragazzi, sono tutti, arrivano da collegi svizzeri. No, ma voi da che collegio arrivavate? Poi si veniva dalla campagna, io dal trattore, il De Gordes e dalle capre, quindi noi sapeva, si era più cattivi, cioè si era più crudi. Questi invece sono tutti ragazzi istruiti, sono tutti, insomma, ragazzi. Io venivo dalla campagna, sono venuto dalla campagna anch'io, parecchio campo più campagna. Campo va bene, campagna insomma. Jonathan, vediamo insieme però la vostra incidenza, così vediamo anche la seconda grafica che vede sempre la BST in campo, quindi sempre Brio, Scompiglio e TT, sempre insieme in piazza. Montone, Giraffa, Loca, Mississippi, avete sempre montato voi tre i migliori tre cavalli della piazza, secondo te, secondo la tua valutazione? Sì. O qualche volta qualcun altro poteva montare un cavallo migliore dei vostri? O avete scelto voi quelli che ritenevate migliori? Ma senti, ti dico la verità, io ti posso parlare per come è andata a me, io degli altri non lo so, perché poi ognuno ha i propri rapporti, quindi alla fine è giusto che ognuno si curi i suoi. Io cerco di guardare, ho di sicuro cavalli che mi piacciono di più, però vado in base anche ai rapporti delle contrade che ho. Magari se ho dei rapporti buoni con una contrada o con diverse contrade, vedo un attimo cavalli dove mi capiano. Se poi devo scegliere tra un terzo cavallo, una contrada, eccetera, tanti rapporti, e un secondo dove non c'ho niente punti rapporti, allora, capito, ti voglio dire, cerco di andare una contrada dove c'ho rapporti e dove ci ho costruito un percorso. Dove non arriva la tecnica arriva la politica, è una delle poche volte che mi sentirete questa parola, si può dire però? Sì, sì, per me è sempre stato così. Poi ti dico la verità, io non è che ho mai, cioè mi ritengo fortunato perché ho vinto 5 paglia oggi, quindi mi ritengo fortunato, però ecco, non è che ho mai montato primissimi cavalli fino ad oggi, cioè quelli ho montato ho cercato sempre di farci bene, ci ho vinto, però nel senso mi poteva capitare magari un capellino più di fortuna, però non chiedo mai niente perché ho già visto 5 paglia, sicché ho già vinto, mi va benissimo insomma. Il ricordo degli indimenticabili, così facciamo un regalo anche a Bastiano, cioè quei cavalli che sono l'immaginario collettivo sulla bocca di tutti, quando fate i sondaggi, le domande, ti ricordi Topolone, Panenzio, Rimini? E quindi noi abbiamo cercato di fare un cadeau a questa tipologia di cavalli, gli indimenticabili, con una sorta di confronto, che quando Leonardo è pronto ce lo può far vedere, il filmato numero 21 che ci fa un po' tornare indietro. Volevo chiederti, mentre vediamo questi quattro, Rimini, Panenzio, Benito e Piteus, quindi voglio dire, credo siano giusto chiamarli indimenticabili. Bastiano, il fatto che i cavalli sono più addestrati, in pratica amplia il discorso dei Fantini, nel senso che quando la qualità è più omogenea è chiaro che il più bravo emerge, mentre con i puro sangue inglesi ti capitava che il favoritissimo lo potesse montare anche un Fantino molto meno bravo, ma era talmente troppo meglio che vinceva. No, sicuramente con l'avvento del protocollo e l'addestramento dei cavalli hanno più possibilità anche quelli che magari hanno meno imprinting con la piazza, anche quelli che non sono meno portati, perché dove non riesci te, sopperisce l'esperienza e la bravura del cavallo. Quindi paradossalmente oggi, diciamo così, il fatto che tre o quattro siano bravi acuisce, quindi amplia la differenza tra loro e gli altri. Basta vedere che con i cavalli addestrati come ora ci sono dei ragazzi anche al primo palio riescano a favorire, a figurare e fare bene. È vero, io il primo palio ho vinto, ma ho montato il primo cavallo, ho montato Urbino. Qui riescono a farsi vedere anche montando un cavallo che è la prima volta che fa il palio, quindi l'addestramento dei cavalli secondo me è vantaggioso, è fondamentale. Per domanda, Silvano, oggi il palio è diventato più corsa rispetto a prima che era più giostra?
Punto interrogativo. Allora, fra Canapi è diventata nemmeno più una giostra, ma è diventata una guerriglia, e secondo me il sindaco fa bene a metterci le mani come ci sta mettendo, perché non si può. Cioè, la bravura del Fantino, che deve fermare l'avversario, la deve far vedere partendo e dopo il bandierino ostacolarlo, nei modi leciti. Però fare una guerriglia fra i Canapi, che poi danneggi la contrada avversaria, ma danneggi tutto il contesto, perché ora che sono fuori, che lo vedo dal palco, lo vedo da qualche terrazza e c'è le persone, non piace più. Ma non è che non piace più agli stranieri, ai senesi se ne fregano, non piace più ai senesi. Cioè, il senese, a parte la contrada, che poi, che quelli sono tutti d'accordo, farebbero qualunque cosa, però l'opinione pubblica, Non piacciono questi atteggiamenti. Piace vedere uno che parte, sta davanti all'avversario, lo para per tre giri, oppure lo butta a San Martino o butta al Casato. Vediamo anche la statistica della mossa, perché alcune cose vanno sfatate in questa sera, perché probabilmente sono sempre andate. Direi che, guardando questa grafica, ti rendi conto che Brio, Scompiglio, Tittia, Tricciolino, Brigante di rincorsa non vincono mai, mentre prima Aceto, l'abbiamo visto nella scorsa settimana, ha vinto 4 pali di rincorsa, e Trecciolino 4 pali dal 9. Come vediamo, anche questo fatto dell'addestramento ha cambiato queste posizioni. Jonathan, la rincorsa vince meno, il 2 non vince mai, il 4 e il 5 sono quelli che vincono. Ma io penso di no, e questa è una cosa che poi dipende dalle situazioni che si verificano al canapa. Io per esempio ho vinto 2 volte dal 9° posto, Siena Lupa e nella Giraffa, poi ho vinto basso nel Leocorno, nel Montone ero al primo posto, cioè nel senso i pali dipende come ti vengano, non è che c'è un posto, una situazione, dipende come ti vengono i pelli, magari anche quelli hanno vinto. Io stavo per vincere nel 2008 un Fedora di rincorsa, se non mi scivola magari avevo vinto, cioè capito che ti voglio dire. Però col 2, che naturalmente la piazza pensa, il senese medio pensa, se è un numero favorevole non si vince mai. Sai, perché i posti bassi non è semplice, perché quando parti c'è subito il colonnino lì e magari tutti tirano giù e te rimane un po' strizzato. Però non è detto che non si possa vincere, perché poi chi è sempre all'interno, magari San Martino riesce a trovare la traiettoria interna, al Casato. Vediamo anche l'altra grafica della mossa, così si va anche nel percorso di quello che è il passato. Abbiamo visto quelli di oggi e ora vediamo come si muovevano Aceto, Bastiano, Cianchino, il PES, Massimino, il Bufera e via discorrendo. Emerge che Aceto certamente è un fantino che vinceva in tutti i modi, in tutti i laghi, come dicono le canzoni. Manca solo l'ottavo. L'ottavo è il terzo. Bastiano invece col 2 ha vinto 2 volte con l'8, che è il numero peggiore secondo la statistica della mossa. Invece Bastiano si trovava bene. Era perché eri così svelto, quindi sopperivi? Ma è come ha detto lui, ci sono dei... Non si può fare un paragone, perché ci sono dei pali che te hai il 2, hai il cavallo buono, hai una situazione economica favorevole, hai vicino qualcuno che ti aiuta, dalla mano, che perlomeno non ti danneggia e quindi te riesci a prendere il corridoio buono. A volte hai l'ottavo, il nono posizione, giù basso c'è confusione e tutto il resto, ammontinano, perché spesso, vedi, anche ora si ammontinano verso il basso e te riesci, se hai un cavallo da pedalata, di trovare la traiettoria giusta. Quindi sono le situazioni, sono il cavallo, sono la contrada, la disponibilità che c'hai, chi c'hai vicino. Perché tutta la serie, quindi al di là della però statistica. Sappiate che il 2, poi lo vedremo, è il numero l'entrata peggiore del palio. L'abbiamo parlato l'altra settimana, sembra strano ma è così. Volevo farvi vedere a tutti e due, te protagonista, te invece il quadro tecnico, il confronto degli arrivi tra il 2013 e il 2019, perché Siena ne sta parlando dopo la prima puntata, in quale sono espressi a Centro e Tricciolino, siamo entrati proprio nel clima del confronto arrivo 2013-2019, quindi insieme vediamolo. Stesso punto di partenza, chiaramente, immagini che parte dalla cappella, in tutte e due, per vedere quindi lo stesso percorso e le traiettorie di tutte e due. Giraffa a destra dei vostri teleschermi, Oca a sinistra, e poi analizzeremo a modo. Io ho sostenuto la scorsa settimana che qui TT ha fatto un po' una rovesciata alla Ronaldo, per intenderci. Bastiano, sei d'accordo?
Insomma, ci ha messo del suo, qui ci ha messo veramente del suo. Ma Giovanni ha dei pali che sembra un lottatore, un guerriero che ci manca solo che cava gli occhi al fantino avversario o al cavallo, e poi c'è dei pali, magari le fa in un altro modo. Questo chiaramente ci ha messo veramente tanto, tanto del suo. Ecco, Jonathan, lì cosa, dove pensavi arrivava? Di dentro, di fuori, di sopra, di sotto? No, ma il palio te lo spiego in un secondo. Questa cavalla dal secondo giro al casato, io, se te riguardi il palio, sono andato davanti. Gli ho dato un'erbata per andare davanti, poi l'ho presa a mano e l'ho fatta sempre respirare la cavalla, perché lei ancora, se te la guardi, se te riguardi i giri, ancora non c'ha le traiettorie ben definite in piazza, che va fatta andare un po' in comodo dove gli pare, perché se la gestisci troppo in curva poi si stanca troppo, quindi io ho cercato di farla stare tranquilla e l'ho fatta andare. Se te guardi tuo secondo casato, poi lo rivedremo, sì. In analisi precisa, però così io direi che non l'hai perso te, la Vito Tittia. Mi permetto di dire che ha fatto lui una cosa al di fuori degli schemi. Ma io penso che l'ho perso io il palio. Ma ti fa piacere, ti fa onore, però io sono convinto che lui ha fatto una grande cosa. Sì, no? ma ti spiego perché l'ho perso. Aspetta, vediamo insieme se io ho analizzato. Dopo ti spiego perché l'ho perso. Vai, io provo a dare una spiegazione per il senese bene, e per tutti. Va bene. Vediamo il fermo immagine, così almeno controlliamo, sì, anche, sì, come giustamente fai. Vediamo anche la prima parte, traiettoria della curva, controlla le due entrate in curva, sì, quella della giraffa è, come vediamo dalla traiettoria, dall'impostazione del cavallo, è già più sulla dritta, diciamo così, nell'impostazione in cui, dimmi, sei te, sì, che è il protagonista. No, però io ti dico che ci sono cavalli e cavalli, no? Ci sono dei cavalli che te li imposti e hanno bisogno di girare in una determinata maniera, e cavalli che si buttano già da soli e la curva esca in un'altra maniera, capito? Non è lo stesso discorso. Se non si potesse comandare tutti i cavalli alla stessa maniera sarebbe troppo semplice. Io ti sto dicendo che, per come ha fatto Giovanni, ha fatto il suo giustamente, ma il palio l'ho perso io perché la cavalla era stanca, morta, e non girava più e non mi rispondeva più a quello che doveva fare, perché se no il palio al terzo giro al casato non si perde mai. Vediamo insieme anche la seconda ferma immagine. No, vediamo la pubblicità. Ah. Ma al casato al terzo giro ne stai persi tanti dei pali, No. Allora, aspetta, pubblicità e poi se ne parla. Pubblicità. Bene, ritorniamo alla nostra 245 sfumature di Palio con Bastiano e Scompiglio, e con la scaletta siamo a... No, Scompiglio aveva detto l'ho perso io il Palio, ma intendeva dire probabilmente per deficit di quello che montava. Però io volevo soffermarmi sul secondo, sì, sul secondo flash, dopo la curva che abbiamo visto. Questa è la prima parte di quando, degli ultimi 50 metri, Jonathan. Purtroppo, non, in questo caso... lui è riuscito a metterti la testa in quel punto e quindi poi era difficile da arginare, concordi? Sì, indipendentemente, sì, sì, che il cavallo stanco o non stanco. No, voglia. Cioè, sì, ma te l'ho detto io prima. È stato bravo in quel momento, che è riuscito a infilarti il musino, poi dopo era difficilissimo chiudere. Ho messo il confronto anche con quell'altro perché si vede bene, no? Sai, la mia dopo il casate si è fermata, si è piantata, è regolare, poi io poi dovendo entrare a basso perché c'avevo il drago dietro appiccicato al sedere e mi è toccato fare quella traiettoria lì, quindi alla fine è uscita un po' larga e poi si è fermata ripartendo. E quello che ho chiesto, guardando il filmato, avevi paura proprio con quello dietro? Uno era troppo lontano secondo te? No. Te lo sentivi? Ma non è il fatto di allontano, però tanto lì dovevi fare una scelta. Il problema è che se posto alto per parare Giovanni mi passa di dentro, non si è fatto niente. Allora ho cercato dietro, sto nel mezzo, magari loro si danno un po' noia. Nel mentre sono stato lì, chi ha fatto? Il drago ha fermato, ha ripreso in mano e Giovanni ci si è trovato dietro. Fa una grinta. Vediamo anche il terzo fermo immagine, che è proprio che è fotografo di quello che abbiamo detto, quindi la parte del comunque Sandro, se era alle regolari vinceva quello di fuori, perché alle regolari l'arrivo di solito al 90% testa a testa vince sempre quello di fuori, quindi no? San Rossone, l'ho fatto vedere, questo è il fermo immagine, ormai ecco, la giraffa è entrata e quindi a 10 Insomma, metri dal palo. Oggi mi avete chiamato per stare male, vi ho belle No. Tanto piove, a pistola tutto allagato, ma che facevi? Prendevo Remi o la barca o stavo qui? Allora facciamo una cosa, visto? No, che... scherzo, si fa per scherzare, che... ci mancherebbe. No. Anzi, ma guarda, queste cose a me mi fanno bene, perché poi la prossima volta, capito, ogni tanto è bene rinfrescarle queste cose. Secondo me, io spero, con questo spunto tecnico, di far vedere che
le gesta di un fantino, non sempre c'è la sconfitta del fantino, hai fatto tutto quello che potevi fare con quella tipologia tecnica, con l'impostazione della curva, che hai dato una spiegazione. Hai detto avevo paura di quello lì dentro e quindi nella scelta sono rimasto nel mezzo. Hai dato una spiegazione tecnica di un accadimento, siccome poi non sono un contradaiolo, quindi a me interessa il risultato, cosa che quando magari guardi la partita di calcio che ti frega di come si fa gol, l'importante è fare gol. Fallo, è fallo, è vero. È lo stesso discorso, quindi mi piace vedere, sentirti nella tua valutazione tecnica. Allora, visto che se no allora facciamo, rivediamo allora insieme la prima vittoria di Bastiano, così almeno se no poi ci si arrabbia. Prima vittoria di Bastiano a Rallent nel replay, la prima vittoria di Scompiglio, che una è data da 78, Silvano qui c'è essere Becchiotto, sì. Che si va indietro a luglio 78, insomma, si comincia ad andare là col tempo, agosto, ti parla già di 40 e rotti anni fa. Guarda che immagini ci sono, era quasi l'8 mm, non sembrerebbe. Guardavi. Luglio 78. Ecco qua. Partenza. Beh, come si capisce, la qualità dell'immagine era quella dell'epoca, ovviamente, però mi sembrava giusto e doveroso. Alla Selva in prima posizione con Urbino Dozieri. Tanto è tua, no, la cronaca. La può fare anche ora. Andiamo così al Casato, Selva con dietro la chiocciola, mi sembra. I tre debuttanti, io, Cianchino e il Congiu, primo, secondo e terzo. Il Congiu nel Montone era? Sì, il Congiu era, buttava, sì. No, Cianchino era nel Montone, il Congiu era nella chiocciola. E Silvano, Aceto dov'era? Aceto mi sembra, dov'era? Nell'Oja, mi sembra. Mi sembra nell'Oja Aceto. Silvano, sono cambiate le traiettorie dal 78 a oggi? L'impostazione delle curve, nonostante la pista sia presso poco, a parte il palco di San Martino, identica. Sono cambiate, puro sangue, ti permettevano di fare cose che con gli anglo-arabi non fai o viceversa? No, è cambiata anche la tipologia di pista, cioè sono cambiati i materassi, il Casato è un po' più largo. Più stretto, il San Martino. Bravo, il San Martino, il San Martino era più stretto, i bandierini erano di ferro e ora sono di gomma, gli zucchini erano di lamiera zingata e ora sono quelli delle regolari. Guarda, è cambiato tante cose in meglio, fortunatamente per questi ragazzi. Ma questo palio era il mio primo palio, però considera, e Franco te lo può testimoniare, io era un momento, per me, o era l'inizio o poteva essere la fine, perché quando la Selva ha deciso di farmi montare Urbino, che non aveva mai vinto, aveva fatto il palio l'anno prima nella chiocciola con Antonio Zed, il babbo di Giuseppe, e non aveva fatto niente, però si sapeva tutti vedendole forse a Pian delle Fornaci in provincia che questo era Ribaud, ma veramente Ribaud. E chiaramente farlo montare al contadino di Vescona, la città era sconcertata. Lì dobbiamo fare un plauso a Roberto Marini. Roberto Marini, Nedo, Giorgio e tutta la Selva, perché considera che c'era Aceto, che aveva, mi sembra, Teseo II nell'Oja. L'Oja lo portava a braccia pur di farlo montare, rifiutare Aceto, che aveva già vinto, mi sembra, 10 pali per montare il contadino di Vescona. Lì bisogna. Io non potevo che vincere. Allora, vediamo, lasciamo le immagini della mossa e andiamo invece alla prima vittoria di Scompiglio, direi, no? Leocorno Brento. Sì. 2007, 12 anni fa, insomma, ci si può stare, no? Insomma, devo dire. Eccoci qua. Qui, qual è il tuo merito? Il merito ce l'ho avuto parecchio, perché il capitano di quel tempo, Luigi Fumi, mi ha dato l'opportunità di montare questo cavallo, perché se no magari era Pistoia alle Valle Piante, come ho fatto gli anni prima, perché io ho iniziato a casa mia, lavoravo a un vivaio, poi mi è sempre piaciuto il Palio di Siena, ho sempre avuto questa passione qui, poi dopo ci avevo già provato qualche anno qua, però mi stava vicino alla Selva, ma però non mi ha mai fatto debuttare, perché c'erano state delle circostanze non erano favorevoli per farmi debuttare, e io diciamo che nel 2006 avevo quasi smesso, ti dico la verità. Poi dopo andai a fare il Palio di Asti e fermai la rivale, e da quel momento lì venne il capitano, l'attuale capitano delle Corna, e mi disse: Jonathan, io ti provo fino a maggio, se te la senti. Poi ti dico se sei all'altezza o no di fare il fantino alla nostra contrada. E poi da lì è iniziato tutto. È arrivato questo cavallo in contrada. Io non pensavo mai me lo avrebbe fatto montare, perché Brento, anche se non aveva mai vinto, era un cavallo buono. No, veloce. E poi niente, di lì mi iniziò a fare la prima prova, la seconda, la terza
e la contrada non era contenta per niente, perché nessuno era contento. Mi disse di fare, che la sera della prova generale, di fare una bella prova, perché sennò sarebbe stato un po' di confusione in contrada. Io feci questa prova, andò bene, da quella prova lì insomma tutti contenti in contrada, e il giorno dopo ho vinto. La tua prova è un po' come il gol di Cassano nel Bari contro l'Inter, che ha dato là la carriera di Cassano, diciamo. Bravo. Così. Se volendo fare una similitudine, parliamo di rincorsa, visto che la rincorsa di oggi è molto diversa dalla rincorsa di ieri. E volevo farti vedere quindi il palio, dove siete tutti e due. In questo caso, nell'agosto del 2008, Scompiglio sei di rincorsa, Bastiano 93, e Bastiano è di rincorsa. Qui ci si ferma sempre a Siena, giovane, non giovane, non, era troppo dietro, ma secondo me è cambiata la tipologia di rincorsa. O sbaglio, Jonathan? Ma la tipologia di rincorsa, diciamo che anche tutti i pagli sono a sé, non è che c'è una tipologia di pagli prima e di pagli adesso. Io sono stato soltanto una volta di rincorsa. Ora per partire l'immagine lo vedi? Fino ad oggi, è con Fedora sapevo dove fa un certo tipo di pagli e basta. Lei è una cavalleria velocissima andare davanti, ho cercato di sfruttare la situazione di andare davanti e basta, poi purtroppo mi è scivolata al casato e ho perso il palio, se no poteva essere una bella libidine vincere questo palio. Certo, hai fatto però la grande partenza, cioè non ha a dire. Sì, sì. Prescindere che era veloce, ho capito, ma sei, ecco, qui, vabbè, qui ti cambia azione, hai avuto sfortuna, dai. Qui è azione, però te l'ho detto prima. Azione destra, azione mancina, quindi c'è forte centrico, vai verso l'esterno. E poi c'avevo l'occhio. Se non caschi vinci. Non lo so, ma insomma ci provo, perché la cavalla te guarda sempre di seconda. Ma poi ho avuto anche sfortuna, perché nel momento la cavalla mi pattina e mi va giù e io sono sempre sopra, mi prende pieno col muso il cavallo dell'oca, ci ho portato dentro la schiena, il segno del morso mi aveva aperto per 10 giorni. Sicché mi prende proprio pieno e mi butta in terra. Sfortuna della sfortuna proprio lì è stato. Però quindi te guarda la cavalla dove sempre, è terza scossa lì, scivolando. Te pensa, se un scivola io mano davanti, la prendo mano e finito il palio. Poi non ci scordiamo che questa è una valla buona. Questa è una valla buona. Io nel 2007 ho avuto la fortuna di montare a Brento, anche se non aveva ancora vinto, però era un cavallo buono, si sapeva tutti. E poi stavi in 2 anni, avevo montato 2 cavalli da corsa, sicché ero stato parecchio fortunato all'inizio. Bastiano, per uno come te, abituato ad andare davanti e comunque reputato sveltissimo alla mossa, vediamo la rincorsa di Bastiano. Come bisogna andare la rincorsa, o come è cambiata la rincorsa da te? Qui siamo nel 93 d'agosto, te che sei la memoria storica, Franco. Bastiano, cosa hai pensato qui, visto che la rincorsa... Ma sai, io si sapeva benissimo che c'era la civetta che m'avrebbe ostacolato, quindi di rincorsa ho cercato di farlo partire male, e non è partito benissimo, l'ho coperto, però quando siamo arrivati dopo Fonte Gaia all'angolino lì del birraio, lui ha cominciato a nerbarmi e mi ha messo lo zucchino negli occhi, quindi ho fatto San Martino al buio, ho sbattuto e sono andato con terra. Quindi questa è la tua esperienza con la rincorsa. Però se hai un cavallo da corsa, di rincorsa, se sei sveglio e ce la fai arrivare a San Martino primo secondo. L'ha dimostrato con preziosa. Ma anche te eri lì. Devi avere un cavallo buono e poi dare una rincorsa furba. Ora si vede delle rincorse con qualcuno, senza fare nomi, che parte a 8 metri. Chiaramente se parte a 8 metri, quelli davanti, quelli dentro, fiancano, il mossiere è costretto a sgangiare, capito? Ma se te stai lì attaccato, e poi chiaramente devi cercare sempre di sorprendere quelli che hanno il cavallo buono come il tuo, perché sennò non vinci mai. Analisi di voi due. Bastiano, iniziamo alla scheda di Bastiano, che riassume Silvano Vini, detto Bastiano, al palio di Siena. Tutti hanno sempre detto che è velocissimo. Bastiano, 30 pali disputati, 5 vinti. 3 volte hai vinto sempre in testa. 1 volta hai vinto in rimonta, 0 di rincorsa. Sei partito 7 volte primo al San Martino, 5 volte secondo e 3 volte terzo, 2 volte quarto e 2 volte quinto, 11 volte non eri nei primi 5. In pratica hai vinto 2 pali meno delle 7 volte che sei stato in testa a San Martino. L'analisi dopo delle varie combinazioni, come dicevamo prima nella prima parte di trasmissione, l'ABC è stato devastante, 10 volte in piazza, 2 vittorie da 100, 3 di Bastiano e 4 di Cianchino. Quindi direi la combinazione di voi tre è stata devastante. L'ingresso del PES in questa combinazione non ha mai fatto vincere la 100, ma te e Cianchino avete continuato a vincere. Il PES ha cambiato un po' le carte in tavola ai tuoi tempi? Sì, l'ha cambiate, perché
Il PES, ricordiamoci, che è entrato in un momento dove c'è stato anche delle cose che hanno fatto cambiare il Palio, perché lui è entrato nell'82, quando io sono diventato Fantino della Torre e avevo nella Torre Rimini, che era in quel Palio lì il miglior cavallo imbattibile. E per perderlo bastava non correrlo, e noi non abbiamo purtroppo corso questo Palio. E Beppe si è ritrovato, pur essendo bravo, con una cavalla sconosciuta, perché Cuana era una cavalla sconosciuta, ha vinto questo Palio mettendo dietro Aceto con Panezio, quindi era il nuovo che arrivava. Quindi ha scombussolato questo? Ha scombussolato l'ABC, e poi è stato Beppe, era uno di quelli che andava dove tirava il vento, non aveva, aveva il montone come riferimento, però poteva andare nell'Oja, poteva andare nella Torre. Era un double fast, era come un cappotto però, e di fuori è impermeabile e di dentro. E dobbiamo fare un altro ricordo della professoressa Befani, grande capitana. L'ha tenuto come un figlio, ma lo ricordava anche lui nelle interviste fatte a Miele Fiorini. E chiaramente, sai, trovare delle persone così come io ho trovato Roberto Marini, ho trovato Renato Romei, ho trovato il Mandarini, avevo trovato il dottor Franchi, sono persone che ti danno una sicurezza, ma non una sicurezza, vediamo le immagini, non una sicurezza economica, però una sicurezza interna che non c'hai dall'ambiccarti il cervello, mi monterà, non mi... La signora Lilla Befani, sì, la professoressa Befani, hanno una parola e quella parola va al di sopra di tutto. Insomma, non rischiavi di essere sceso, non rischiavi niente. Eri te, punto. Bravo. Un'ultima battuta, poi facciamo... ritorniamo grazie alla regia che ha fatto tecniche. I capitani di oggi, cambia tempi, cambia tutto, cambia il mondo, logicamente rispetto alla Befani abbiamo visto, i nomi che ti hai fatto anche di capitani con cui hai corso, è un altro mondo, giusto? Ma un altro mondo, io mi ricordo quando, che anno era, quando Beppe Pesse vinse con Barabba nel Leocorno, con Alfredo Mandarini capitano, io ero Fantino del Leocorno, una settimana, 15 giorni, 20 giorni prima del Palio, sono caduto da un rimorchio, ho battuto la schiena, mi sono rotto 4 costole, mi hanno mandato a fare radiografie fuori Siena dove... nessuno poteva, sono andato a Cortona addirittura, ho fatto le radiografie, ho fatto tutto, mi hanno fasciato, dopo 8-10 giorni ho cominciato a montare a cavallo e tutto il resto, mi ricordo, e io gli dicevo, Alfredo, io penso di farcela, guarda, ce la fo, e sono venuti in pattuglia il capitano, i Mangini, Luciano Nechiti, dice bene, allora si va a galoppare per Leonina, e io, te non conosci Leonina però, è così. E io ho galoppato, il cavallo in mano, sentivo male, perché io volevo correre, a un certo punto apre il finestrino Luciano e fa, ho pinta, 10 bracciate l'ho fatte, poi sul ne smetto muoio, affogavo, sono fermato, mi hanno detto, te sei il nostro Fantino, io sono stato in contrada, cioè io mi hanno tenuto in contrada e per montare il PES, chiedilo a Alfredo Mandarini, mi ha detto, Silvano, devi intervenire, perché il PES l'avevano picchiato 2 pali prima a un Figaro, ma gliel'avevano date, E Beppe mi disse, Silvano, io ci vengo se dormi o me 4 giorni. Che culo. Io, pensa un po' che culo ho avuto, ho dormito 4 giorni e un Beppe Pes. Ho dormito 4 giorni e un Beppe Pes. Un po' di freddo. Si è fatto, è vero, si è fatto il Palio insieme, le prove insieme e tutto il resto e ha vinto il Palio. Cioè c'era un rispetto, una riconoscenza, che poi io in definitiva avevo vinto un Palio nel Leocorno scosso, quindi non è che voglio dire avevo vinto 5 Pali. Sì. Però c'era, bravo, c'era un rispetto che non lo so se oggi io non faccio il Fantino, quindi non lo so. Ma non... parleremo dopo la allora, pubblicità, vero? Pubblicità 245 sfumature di pari. Ritorniamo con Scompiglio e Bastiano. Sandro, dove proseguiamo? Proseguiamo con la vecchia diatriba Bastiano. Chi è più veloce in partenza, Bufera, Bastiano, il più veloce di tutto, lo vediamo ora nella prossima videata, è purtroppo per voi quello che è accanto. Bastiano. Bene, grazie, ciao, no, torna a sedere,
No, questo è Basti- allora. No, questo è il filmato di Bastiano. Ora io volevo vedere la grafica di Bastiano, la vedremo dopo. Allora, questo, aspetta, grafica di Scompiglio. Today Jockey con la grafica di Scompiglio, perché almeno si leva anche si questi leva, dubbi. No, scusami, cioè, ma pensa oggi che giornata c'è. Che, allora, guarda, ma scusate. Piove anche. Ragazzi, i numeri parlano chiaro. 25 pali disputati da Scompiglio, 5 vittorie, 2 secondi posti, 7 volte prima al San Martino, 6 volte secondo e 5 volte terzo. Vuol dire che su 18, su 25 pali, 18 volte Scompiglio nei primi 3. Poi non è detto che si vinca il palio perché siamo nei primi 3, però insomma, 18 volte nei primi 3, soltanto 3 volte non è nei primi 5, quindi niente, meno del 10%. 7 volte primo, 5 volte primo al San Martino e 5 pali vinti, quindi quando è primo al San Martino difficilmente perde. Questo è Scompiglio. Dopodiché ci sono tutte le combinazioni, come abbiamo detto, la BST, Brio, Scompiglio e TTA sono scesi in piazza 21 volte insieme, 4 volte ha vinto Brio, 4 volte ha vinto Scompiglio, 5 volte TTA, 3 volte Trecciolino e poi, come vediamo, Brigante e Gingillo 1 e 2 e poi Salasso e Tempesta 1 e 1. Questi sono il grafico, quindi l'unica cosa, come vediamo, Scompiglio ha vinto una volta sempre testa e una volta rimonta, quindi non ha una specificità, pur essendo un fantino che è un gran partente, coefficiente 4 che è enorme, altissimo. Scusa, io quanto? Meno, cioè il 3, sei vicino al 3. Ma rovinato la giornata. Potete dire anche 3 e mezzo, la potete stare bene. La giornata. Perché devo essere bugiardo di mattinata? Ma io ho sempre pensato di essere stato il più bravo a partire. Bravo e Scompiglio. No. 18 volte su 25 vuol dire che lui ha l'idea della mossa, cioè se io dovessi studiare la mossa al computer e farla vedere un allievo fantino che deve stare in piazza, piglio Scompiglio. Perché sicuramente, perché sei così veloce? Perché ti hanno sempre dato cavalli svelti come facevano con Bastiano o la tua peculiarità? Ma senti, ti dico la verità. Un po' io quando vado in piazza sono rimasto un po' al vecchio stampo. Io quando sono iniziato a essere a Siena, insomma, iniziare a correre paglia, a fare tutto, io ci ho messo talmente tanto ad arrivare che tutte le volte quando arrivo in piazza io dico, madonna, speriamo non sia l'ultima. Allora metto sempre la testa avanti come per dire, bisogna e parta. E poi è una cosa che ce l'ha distinto, non è che io lo fo perché mi viene bene, ce l'ho perché capisco un attimino me e parto. Eri consapevole che avevi questi numeri così alti? No, questo non. Ma guarda, nessuno, io perché me l'avevi detto te tempo fa per telefono. Ma sorpreso, non vedendo. Pensavo sempre fosse stata una lotta fra me e il Colagio, ma potrebbe essere anche lui parte prima e che vuole andare prima a casa. Scusa. Come sto allora ci stavo pensando, siccome, potrebbe essere anche questo. È vero, no, però. So, io ti dico la verità, non sapevo di questa cosa, però sono contentissimo perché per me è una bella soddisfazione. Pensa a me che ho guardato 100 pali. Ti ringrazio. Cioè, ho guardato 100, prima ti ho fatto arrabbiare la prima parte di trasmissione. Ora va bene. Scusa, mica ora c'è caramella. Bastone e carota, come si dice in gergo, dai. Sì. Vediamo anche le statistiche della mossa che abbiamo studiato anche l'altra settimana con Aceto e Trecciolino, perché mi sembra giusto far vedere anche che l'entrata 2 è quella che vince meno pali. Te ci hai vinto 2 pali? Guarda lì. Su 245 pali dal 1899 oggi l'entrata 2 ha vinto soltanto 16 volte, così come l'entrata 7, mentre hanno vinto molto di più la rincorsa, il 9, la 8, la 6, che sono notoriamente, quando entra il 2 c'è il boato. Si sfata un mito, perché di solito tutti pensano, il 90% dei senesi pensa che si possa vincere dal primo al quarto posto. E invece anche questa è una cosa, io se non la facevi te nessuno, cioè tutti si pensava che le vittorie più grandi sono dal primo al quarto posto, invece guarda 3-4 25% 1-2 è uguale al 9 rincorso. Sì. L'1-2 e il 9 rincorsa nella storia sono quelle uguali. Si pensa vince un po', nella stessa misura. Poi uno dice sempre ottavo, no, non vinci mai, e allora ragazzi, sfatiamo dei i numeri. Io ho preso due, non è che ne ho presi pochi. La trasmissione si chiama 245 sfumature di palio perché sono andato a vedere dal 1899 e me le sono messe studiate tutte. Poi, come ti ho detto, Bastiano, e come ti ho detto, Jonathan, certamente negli ultimi 20 anni con gli anglo-arabi la rincorsa incide molto meno di prima. Perché l'appiattimento e l'omogeneità dei cavalli chiaramente favorisce la qualità del fantino, ma sfavorisce la rincorsa. A discapito quindi della rincorsa è molto meno accentuata, molto meno rincorsa di prima. Vero. Partono molto più lontani, poi voi dite, giovane, dobbiamo annullarlo. Sì, però insomma, il risultato è questo. C'era stato rincorsa.
Confedora, il drago. E ora c'è un'altra cosa da sfatare. Eccoci. Le nemiche in piazza e l'incidenza delle nemiche in piazza. Perché anche questa, secondo fuori me... dopo di Dio, per come è andata a me. Io sono capitato, io sono stato un paio di volte con la rivale di rincorsa, nel montone al canape e il nicchio di rincorsa, nella chiocciola al canape e la tartuca di rincorsa, due volte tutte di rincorsa. Volevo far vedere anche questa grafica perché, almeno da esterno, quindi da uno che non lo vive come voi, vedere la statistica delle nemiche, quindi la vittoria delle nemiche, ci dà un chiaro esempio di ininfluenza della nemica in piazza. Perché? Guardiamo la prima, Aquila Pantera, 11-10, insieme per 85 pali, 6-6. Quindi non c'è grossa differenza avere la nemica in piazza. Hai vinto 6 volte con e 5 volte senza. Sì, sì. Quindi è un darsela di intendere. Mentre, e lo diceva Franco Masoni, e vorrei io sono perplesso, la torre vince sempre solo con le nemiche in piazza. O una o tutte e due. L'ho perso l'occasione io. 7. Sono stato duro io. Ha sfatato questo osso. Che devo dire? Si sono incontrati, la torre ha vinto 7 pali. Una volta c'era l'oca, due volte c'era l'onda, quattro volte c'erano tutte e due. Non ha mai vinto senza la nemica in piazza, che è una contraddizione dei termini. Io credo che nella torre si stiano toccando, perché l'oca non corre per due pali ora. Dopo che le ha detto, faranno in modo di farla ricorrere. Cioè, fanno reclamo. No, fanno reclamo, dice no, mettetela dentro. Perché. In più mi volevo far notare anche che chi, chiaramente io mi baso sulle rivalità di oggi, non sto andando a vederle ai tempi. Però anche l'incidenza di chi non ce l'ha nel palio è influente. Uno vince 19 pali, più o meno 16 il Val di Montone, che ha la nemica, 19 la giraffa, che non ha nessuno. Quindi non c'è tanta... Selva 21. Cavolo. Vabbè, la, la Selva ha battuto il record perché ha fatto un palio dove ha vinto con tutte le nemiche in piazza, tutte e sì, 9. Tutti... No, no, ma... top. La Selva è una cosa a parte. La Selva è a parte. Però questa statistica ci consente di, oltre che... la valutazione dell'entrata in mostra, quindi sfatiamo che quando c'è il 2 c'è il boato. Io mi toccherei, però questo è un dettaglio. No, ma comunque guarda, io sono convinto, nonostante secondo detto fisco. No, nonostante tu abbia fatto vedere questo, e chiaramente è una statistica, è incontrovertibile quello che hai scritto. L'hanno fatta sulla fiasca. Ma io sono convinto, il popolo quando vede entrare il primo e il secondo c'è il boato ugualmente, sì, sì. Allora ci vuole te che lì fai no! Non avete capito nulla. No, non è questo. Però siccome voi avete fatto, avete scomodato l'università per fare l'esame della fiasca, quindi l'incidenza del sorteggio rispetto alla mossa e quindi alla vittoria, io sono andato a vedere la mossa, faccio prima, poi è chiaro, non sto a vedere dove parto, è di certo, non posso sapere se Bartoletti era veramente al 2 o se è spostato al 4. Stiamo sfatando dei miti. No, stiamo prendendo in esame delle valutazioni che possono quindi... delle false credenze, cioè ragazzi, no, ma si pensava tutti al primo e quarto, fosse se uno è più facile vince tutto il resto, però io se rivolgessi oggi ragazzi, e mi dici che posto voi, e io rivoglio dal primo al quarto. Io voglio il terzo, per esempio. Vedi? Allora... ma il terzo abbiamo visto che è quello che vince, il terzo e il quarto sono quelli che vincono più tutti, quindi io farei il boato, primo no, secondo no, e poi farei terzo il tifo quarto, per il terzo e quarto. Certo. Ovviamente sono quelli più diretti. Sono quelli più, secondo me, avvantaggiati. Statisticamente avvantaggiati. Sì, però ci sono delle peculiarità, le vedremo dopo, dei Fantini che invece centrali non mica mai e vincono con l'8 e col 9 o con l'1 e col 2, perché anche quelle sono gli esterni. Gli esterni che sono dinamiche. Come mi volevo calcio. Poi uguale. Questa è anche sono terzini. Cosa. Vediamo anche insieme, commentiamo il filmato 16, così commentiamo e vediamo anche in questo blocco andiamo anche al confronto dei pali. Bastiano, questi sono i tuoi quattro pali, 4 dei 5, se no poi te ne levo uno. Qual è quello che secondo te c'è più Bastiano? Quello è l'81. Aquila. Aquila. Bello, perché vero. Sai, un palio che vinci perché ne cascano 3, ne cascano 4. Io analizzavo, ma non per i pali di Andrea De Gordes, è un grandissimo Fantino, ma ha vinto 4 o 5 pali dove gliene cascati 3 davanti, 4, 5. Cioè qui nell'81 non è cascato nessuno, migliori cavalli, migliori Fantini, e dal nono posto, dall'ottavo posto, e poi è diventato quasi nono perché poi c'avevo Canapino e mi ha fermato, cioè piano piano mi ha fatto lui con Fedora, rimonti posizione su posizione e arrivi a vincere il palio, insomma. E quando ora il cavallo reagisce alla grande. Sì.
Quindi diciamo, se tu dovessi identificare un Palio bastianizzato, sì, è l'81. L'81, perché come il 78 c'erano dei motivi forti che non potevi sbagliare, perché io quando ho montato nell'81, Franco è dell'Aquila, ha fatto il capitano, quindi ha fatto il dirigente, lo sa, c'è stata una diatriba, fa il mangino il capitano, perché il capitano Momi Brandolini Dada, l'81 è anche quello più veloce, come sì, puoi vedere, insieme a quello della giraffa, voleva montare Aceto, e mentre Renato Romei si era un po' impuntato, dice: io su questo avallo ci voglio mettere Bastiano. Quindi te sapevi che oltre a tutto avevi anche questa situazione da risolvere, perché cioè, quando te sai che c'è delle persone che puntano totalmente su di te, te ti devi fare in quattro, e lì l'hanno fatta tenere Aceto e Canapino per farmi perdere il Palio. Aceto montava Panezio, Graiocciola. Eri un fantino che montava meglio quando c'era sotto pressione o quando era libero? Ma no, era... Io forse se c'avevo degli stimoli interiori di riconoscenza e tutto il resto, rendevo molto di più. Quindi secondo rendevo te molto di più. Quindi quella pressione lì, paradossalmente... Sì, ma incentivato. Ti incentivavo a montare... Ma incentivato. Infatti, siccome c'era tantissima tensione, guardate qui... Attenzione, non è una statistica. No, però il mio arrivo... Te non mi vedi né in trionfo né niente, perché era stato organizzato tramite un gruppo di celerini e io mi dovevo fermare in un punto della piazza indipendentemente di come andava al Palio, se vincevo, se arrivavo terzo o quarto, io dovevo andare in quel punto dove c'erano 5 celerini a prendermi, perché c'era una tensione nei confronti di Aceto e dell'Oca fortissima. Io dopo l'arrivo, rasentando il palco dell'Oca, io gli appo un calcio nella coscia, a Palio finito. Sicché ti voglio dire, erano pali totalmente diversi da ora. Però questo confronto ti mette anche nell'immediatezza. No, sicuramente è stato un palio velocissimo, perché te parti ultimo, entri a San Martino nono e vinci di 3 o di 4. Gli ultimi 100 pali te e Aceto avete vinto nono dal San Martino, nono quasi decimo te, nono. Vinco facile, insomma, e secondo è Aceto, era di rincorsa, con Panezzo. Andiamo a vedere anche il filmato numero 25, che invece è la parte attuale, diciamo così, di Scompiglio. Venga, Bartoletti, ci dica qualcosa. Ma senti, io mi rivedo un po' in tutti i pali ho vinto, In certi mi rivedo anche in quelli uno ho vinto, perché io quando scendo da cavallo e l'ho lottati, sono contento sempre, ti dico la verità. Poi quando li vinco, senti, li rivedo ora, mi vedo gli occhi lucidi, perché alla fine è sempre una bella... piangere, no, ma piangere, piangere un piango. Insomma, però vincere lo specialista, cioè... Qui non parliamo di uno dei primi avalli, è un cavallo che ha fatto tantissimi pali e mi sembra l'unico ha vinto, giusto? Sì. E l'ha montato. Io invece mi ha impressionato per come gli ha reso Sarbano, te lo dico, ritenevo a torto, fermando, dice te Bastiano, ti fermi al primo step, ti dicono sì. Sei influenzato da quello che dicono gli altri, ma come fai una cavallina a montarla? Gli ha reso nemmeno... Poi Lautaro ora dell'Inter, come tocca il pallone. Poi se te guardi quel paglio lì, io visto gli ho chiesto lo spunto a San Martino e poi l'ho sempre cercata di rispettare la cavalla, sempre lasciata là, anche lei una cavalla si deve un po' accomodare in curva, le traiettorie fa sempre. E sei stato anche abbastanza veloce, no? Perché guardi col cronometro fermi e compagnia bella, e insomma il palio è più quello più veloce, non è lui, però sì, hai, insomma, fatto talmente facile, ti sei rialzato, quindi sì, no. Il cronometro è un dettaglio, no. Però ti dico, io alla fine io sono percorrerli così i pagli, cioè con un po' il dente avvelenato, quando non li corro così perché sarà il momento che smetto, ti dico la verità, finché ho questo impeto dentro e mi piace e mi emoziona, perché io mi emoziono anche nei giorni di paglia, a me mi piace proprio. Quindi Silvano è lo specialista, quello che ti ha colpito di più di queste? Sì, cioè più Bartoletti. Cavallo difficile. Cioè un cavallo che non ha mai vinto, un cavallo che ha fatto tantissimi pali e non ha mai vinto. A San Martino lo prende, lo alza e lo butta dentro, cioè ragazzi, ci devi mettere tanto del tuo per vincere con questo cavallo, non è che come vince con tanti altri. Però anche lì, vedi, ritorno al discorso che ha fatto Silvano, io lì, in quel momento lì, mi sentii ancora più responsabile, perché c'avevo una contrada importante dietro, c'avevo delle persone che mi hanno dato l'opportunità per un po' di tempo, quindi dovevo rendere qualcosa in tutte le maniere, e queste secondo me sono cose nel palio poi contano tanto, i rapporti, anche se io poi
Il mio, a prescindere, cerco, mi garba sempre farlo, a prescindere anche se il rapporto non è dei più splendidi tutto il resto, però alla fine nel palio, per come sono fatto io, il rapporto umano mi conta tanto a me. È una motivazione in più, secondo me. È uno stimolo. È uno stimolo in più che è uno stimolo importante quando sei a cavallo c'hai. Rendere qualcosa. Un grande rispetto. Sì. Stiamo rivedendo proprio le battute conclusive di tutte e quattro le manifestazioni, poi andiamo in pubblicità, così diciamo anche a Leonardo. Direi quindi che sono quattro belle espressioni tecniche, sì, a prescindere dal cavallo che montavi. Chiaro, come dice Bastiano, lo specialista è quello più sorprendente. Per come si è... Cioè, è un palio a sorpresa questo, palio a sorpresa. Perché insomma un cavallo aveva già fatto diversi pali senza mai vincere, e andare in testa a San Martino, prendere il cavallo ti va giù, lo alzi di peso, lo ributti dentro, vuol dire che ci metti del tuo, poi o che l'abbia fatto lui o un altro, però la realtà è questa. Pubblicità, come direbbe Mazzoni. Andiamo in pubblicità. Allora, siamo a un buon punto della nostra trasmissione con Bastiano e Scompiglio, però ancora tante cose da vedere e analizzare, perché... Perché dobbiamo studiare insieme ai protagonisti, uno come commentatore e uno come protagonista attivo, quattro pali, quelli del 2018 e il luglio del 2019. Allora, iniziamo ad analizzare, Scompiglio, Jonathan, la partenza. Le quattro partenze, partendo sempre dal canapo che cade, quindi non ti puoi sbagliare, queste sono le quattro partenze che prendiamo in esame. Jonathan, a te il commento. Cosa c'è da segnalare in queste quattro partenze? Allora... da che palio vuoi inizi? Quello che vuoi, tanto l'immagine l'hai vista, la partenza l'hai vista. Allora, torniamo indietro. Si fa da luglio 2019. Guarda, fai quello che vuoi. Luglio 2019, una situazione difficile perché al canape era in mezzo a due rivali, tra quella e Pantera. Infatti pigli anche una pedata perché c'era il cavallo della Pantera e continua a calciare una cosa impressionante. Però insomma ce la fu a partire, buon testa, e do un paio di nerbate alla cavalla e dopo ce la fu bene andando a testa e cerco di rispettarla, e questa è stata la partenza. Abbiamo fermato apposta per far vedere, come diceva Bastiano, che e anche Asceto nella scorsa settimana, che mentre prima c'era uno sfilacciamento della partenza, ora partono tutti. Oggi partono tutti, sì, perché non c'è più uno sfilacciamento, Bastiano, giusto? Ma non c'è più quello che è girato, è difficile vedere due cavalli girati indietro per l'addestramento o di traverso per l'addestramento, cioè questi però hai visto che dove passi di ricordo, cioè, no, dove passi, no, se no, perdi l'attimo, se non riesci a sfilare oppure a aspetti l'attimo e si allargano, non passi, no, mai. No, vero, non passi mai. Rivediamo per l'ultima volta, cioè questa è significativa, guardate anche questa qui, quella in alto a destra, no, quella della lupa, agosto. Allora, dove passi? Dove vai? Se sei dietro, c'è il muro è no, qui, ti devi buttare sotto, basso, l'unica cosa da passare è mettersi bassi, perché tanto da alti non li passi. Uno deve cercare di sfruttare le traiettorie interne. Quindi rivediamo l'ultima partenza. Dov'è che sei partito meglio secondo te? A prescindere dalla posizione. Vabbè, il palio sono andato in testa, quello è luglio 2019, dai, c'è poco da fare. Quegli altri, l'anno prima nel palio straordinario montavo un cavallo e sapevo che non era velocissimo a partire, ma ugualmente parto secondo, mi metto dietro, lo risparmio un pochino e poi nel momento lo devo cercare purtroppo mi è cascato in terra, e arrivederci palio. E a quegli altri pagli sono sempre stato lì, però poi alla fine d'agosto, di luglio sono andato, aspetta, dove era luglio di 2018? Pantera, possibile? Pantera. Luglio 2018. Guarda un pochino Pantera. Sembra Pantera, vorrei Pantera, dire vero? Una cosa per un'altra. Era con Rexy. Sì, è il cavallo mio. Col tuo cavallo. E anche lì si verifica la stessa situazione che ha detto prima Silvano. Prendano tutti invece si partenza, mi sembra se ero terzo, quarto, mi ricordo neanche, tirano tutti su, io nel momento che prendo mano mi butto di sotto, arriva Giuseppe con Porto Alabe, cioè ti rubo al posto. No, aspetta, ti dico questa cosa, è bellissima, io c'ho sempre... Aspetta, scusa, guardiamo il primo giro, almeno ci leviamo la sete col prosciutto. Guarda guardiamo il primo giro, così, primo giro, questo è il primo giro di tutte e quattro. Guarda... Qui si parla di 2018, giusto? Sì, 4, sì, mi puoi vedere solo uno accanto all'altro. 2018. Sai, qui il confronto... No, 2 luglio ero nella giraffa, agosto ero nella pantera. Nella pantera. Devi guardare agosto. Quindi come agosto. Vedi dove sono? Guarda, io sono lì, c'ho Giuseppe di dentro. Nel momento che io tiro giù col cavallo, arriva Giuseppe e Porto Alabe, prende, apre la bocca e morde il mio. Io ho sempre sto flash. Guardate anche, strizza le orecchie e lo morde. Vi volevo far vedere anche, notare
che fermando l'immagine col primo di questi quattro pali che arriva, ti rendi conto che sono la velocità degli altri e le traiettorie degli altri. Quindi io quando dico il terzo giro sono andati più piano, io così te li vedi subito. Ma si vede il drago il primo in questo primo scattato. Certo, comunque che il cavallo del drago era indiziato per la vittoria prima ancora che venisse dato. A luglio si sapeva. Si sapeva tutti. Cioè, o perlomeno c'era nell'aria. Si sapeva tutti. In un lotto così era. Il cavallo a montare era quello. Cavallo, sì. Però questo è il primo giro di questi quattro pali, l'ultimo a parte che ha vinto lo scosso, ci consente di vedere effettivamente chi è che ha fatto il primo giro svelto e chi è andato piano. Indiscutibilmente, non c'è ombra di dubbio, no? Quando fai un'analisi così. Non è che puoi dire a me mi sembra, Il cavallo del drago è quello più veloce di tutti, senza ombra di dubbio. Bene, possiamo allora, abbiamo stabilito, quindi abbiamo fatto così. Vediamo però io scusate, vedi anche un'altra cosa. È giusto quello che dite voi, però dovete guardare anche con chi correva lo del drago. Capito che ti voglio dire? È giusto che nel primo gruppo degli avversari. Capito che ti voglio dire? Lì è più staccato dagli altri, ma non c'era cavallo e c'erano quegli altri pali. Quello che voglio dire, capito? Cioè dipende anche contro chi corri, perché questa è la valutazione che fai alla fine del palio. Come dico sempre io. No, io ti sto ragione. Quando hai vinto un palio, indipendentemente dal cronometro, e batti 3-4 cavalli che hanno già vinto un palio, batti Rimini, Palenzio. Non è come se batti 10 debuttanti. Certo, cioè, questa è la valutazione finale, però ai fini del giro è il cavallo più veloce di tutti, non c'è ombra di dubbio. Secondo giro degli stessi pali, quindi abbiamo rifatto la stessa operazione prendendo tutti e quattro i pali, fermandoli dove stanno per iniziare il secondo giro. Quando si finisce questo secondo giro si guarda chi è che ha fatto il secondo giro più veloce. Jonathan, sta per partire l'immagine, a te il commento di quello che stiamo guardando. Ma sai, io in testa sono soltanto ora a luglio 2019, sicché da dietro non si poteva più recuperare le altre parti. Io anche nel luglio, io guarda, sono nella giraffa, nel palio dietro al drago, dopo due giri il cavallo cioè non ce la fa, sta dietro ai ritmi di ancora il secondo giro l'ha fatto sempre solo due. Cristiano, solito drago anche il secondo giro volante, questo è in due giri, quindi non era ancora in acidosi, nulla, non era in fatto due giri a 1000 all'ora, tutte e due, sia il primo giro sia il secondo giro, vero. Bene, quindi già questo ci dimostra le frazioni che ha sviluppato il drago nel palio che stiamo guardando, quindi già che questo è significativo. E tra poco vedremo anche il terzo giro, così almeno controlliamo anche il discorso di Giola, che dice l'ho perso io perché il mio è andato più piano. Io come sempre li metto a confronto, quindi si riesce a vederli. No Franco, questo terzo è il terzo giro. Terzo giro dei pari che stiamo studiando. Te dici giustamente il mio è andato... No, non è che ho detto il mio è calato troppo, rispetto agli altri due. È calato troppo, giusto. Rispetto agli altri due. La tua espressione mi piace. E stiamo vedendo il terzo giro di tutti e quattro i pali. È calato troppo e quindi ha inciso notevolmente nell'esito finale della corsa. Lo stiamo vedendo, quindi... Guardate dentro come viene il drago. Sì. Ha visto? Poi ha preso mano e si è messo... Beh, e poi si è messo dietro. È lì però, che come puoi ben vedere... Non è il più veloce del terzo giro. Il terzo giro più veloce lo fa il palio d'agosto del 2018, quello della Lupa, che arriva a Colonnino, gli altri invece il tuo invece deve arrivare. Con Porto Alabe, giusto. Quindi dai primi due giri tu hai andato fortissimo, nel terzo giro come cala leggermente rispetto al palio di agosto del 2018, quindi come vediamo. Poi chiaro, se uno è primo facile non erba, non frusta, respira, è ovvio, no? È ovvio che respira. Io volevo fare una domanda a Giona, se la posso fare. Girato San Martino, pensavi di aver già vinto nella chiocciola? No. Cioè, quando te esci da San Martino e sei primo, cioè che hai pensato in quel momento? No. Avevi già sentito che il cavallo allora, non era più... Ma c'è la possibilità di rivederlo tutto il paglio lì? Possibile? Guarda, dopo andiamo. Allora dopo ve lo spiego. Per ora ce l'arrivo. Dopo ve lo faccio vedere. Insomma, non è adesso, quarto vinto. No. Pensavo di vincere, allora sei normale. Ma voglio dire, sei primo. Dopo ve lo fa vedere. Dopo ve lo spiego. Sono l'arrivo. Fermi sempre l'arrivo di tutte e quattro. Cappella. Fermi sempre la cappella, in modo che non c'è la frazione identica. Sebastiano. Ok. E si guardano tutte e quattro. E quindi si vede la dinamica dei quattro, gli ultimi quattro pali, senza quello d'agosto. Ovviamente dalla cappella Porto Alabe è quello andava più forte di tutti. Terzo giro più forte. Porto Alabe più forte di tutti è andato. Più forte di tutti, in senso assoluto. Sì, sì.
Siamo d'accordo? Sì, sì, bene. La frazione sì, no, ci siamo? Sì, sì. Visivamente parlando siamo tutti d'accordo? Tutti problema. D'accordo. Quindi l'arrivo, come abbiamo detto, Porto Alabe più forte. Superiore a tutti. Poi perché ha l'azione grande, perché c'è uguale. Terreno, perché non c'è nessuno davanti, perché ha potuto sviluppare la sua azione, questo si va nel dettaglio proprio. Sì, sì. Però la realtà è questa. Sì, la realtà è questa. E ora rivediamo i quattro pali. Interi, sì. Tutti e quattro, sì. Quindi tutto il palio. Sì, guardandolo intero lo analizzi meglio perché non sei distratto. Sì, sì. Guarda, se l'ho fatto vedere sia vivisezionato sì. Come lo speed. Ora sono i quattro pali interi e li vedremo quindi così e possiamo tranquillamente quindi analizzarlo. Jonathan, ora sta a te fare un po' di telecronica. Ora ti faccio vedere, guarda il palio di luglio, guarda, io vo' in testa qui nella chiocciola, vo' in testa. Ora ti faccio vedere il momento preciso, vai, mi avvicino. Guarda, io vado in testa, vado in testa, qui io la cavalla la faccio respirare perché guarda, è mano, è anche abbastanza comoda e qui siamo sempre al primo giro, al primo casato, io qui guarda, la seconda a malapena la cavalla perché volevo proprio farla respirare perché sapevo che poi dopo magari, in fondo ci voleva. Tranquilla, guarda, stai a vedere, qui fu il secondo San Martino, guarda il casato che fa la cavalla, come io alzo il nerbo e gli do una nerbata, eh. Già qui la cavalla mi ha fatto un sentore di stanchezza, guarda ora, guarda, no, guarda, sta per scartare esatto. E io la riprendo in mano, smetto di inerbarla e la riassecondo, ma senza muovere una mano, guarda ancora qui, lei già qui era cotta poverina, era stanca morta, io a quel punto vedi in posto basso San Martino me lo fa venire dietro e lui ha visto quasi in ciampa, però è rimasto un piede uguale. Io qui mi vedo il drago, guarda il drago a che usanza viene, ma nel mentre vo' giù io, lui prende in mano e si ributta alto. E qui ho perso il palio. E quindi Ares, mi sembra ci fosse Harry, no? Che ti ha fatto la trappola. Sì. Detto, cioè, se te non ti curi. Alla domanda. Ci sta che se io non se mi curi. Se non ti curi del drago sì. E fai la tua traiettoria, lo potevi sempre vincere questo palio? Ci sta di sì. Rivediamolo insieme così. No, è importante sapere questo perché, sì. Sai, oh ragazzi, quattro errare è umano, non è che. Ma io non è mia. Quattro pali a confronto con Scompiglio che sta commentando luglio 2019. Tanto per capirci. Se lo però vedete. Con i quattro pali tutti insieme si vede anche le traiettorie tutte e quattro. Sì. Le dinamiche tutte e quattro. Però se te ora riaspetti e rivedi. L'arrivo del terzo giro, se te riguardi l'ultimo terzo giro, lo vedi bene anche. L'abbiamo visto quello che dicevi. Abbiamo visto anche che. Quanto arriva. Ma qui lo puoi dire che è andato più piano, perché ti ho fatto vedere il terzo giro che va più piano degli altri due. Sì. Si è andato fortissimo nei primi due e terzo più piano. Poi perché è andato non lo puoi dire a livello televisivo. Sì. E poi il discorso che ci sono rimasto male, io non pensassi calasse così. Perché io poi alla fine nei tre giri non è che gli ho mai chiesto grosse cose. È sempre andata. Di canter suo forse è andata meno quando te l'hai picchiata, quando te gli ha dato la nerbata. Ma io anche paradossalmente, sì. Paradossalmente invece di fare di reagire ha strizzato le orecchie, ma infatti io perché ma io mi ero accorto già che la cavalla il primo del secondo casato rallentava, ho detto proviamo a svegliarla, soltanto me l'ho fatto, poi mi ha rizzato la testa, ha cambiato azione, andava dritto, ho preso, ho rifermato le mani e l'ho riaspettata. Ma se te ci guardi ora e vedi anche la velocità che arriva il drago, guarda il drago qui, sta a vedere il drago, viene guarda, come una palla guarda che usanza viene, se io non mi metto di sotto, lo vedi dove l'ho io lì? Sì, te vai addosso. Cioè te ti sei spostato perché hai paura che il drago ti entrasse dentro? Ma alla grande, veniva al doppio di noi. Lo vedo. No, ma veniva al doppio di noi, se io non fo quella traiettoria lì, il cavallo... Tu entra dentro, sei convintissimo che ti entra dentro. Ma anche se vuole entrare dentro perché entra dentro il fantino, tanto lo fa il cavallo, perché l'ha visto, non il cavallo. Vince il drago scosso. Perché tanto non ci passava, lì non ci però sarebbe passato. Siccome io un cavallo lo conosco e so il carattere che c'ha, appena l'ho visto dietro ho detto ai, e sapevo la mia non girava bassa come quegli altri due, e ho detto cerchiamo di stare qui, magari ho detto come ha fatto a San Martino, te ha visto la giraffa un Giovanni un pochino in trampia sulle mie gambe, ho detto magari si toccano, perché io ho pensato il drago mi sta dietro al sedere, magari sta lì, Giovanni rimane di fuori, in qualche maniera si danneggia. Non invece ha fatto il drago, quando ho visto andavo giù, ha preso mano, si è alzato. E ti ha fatto perdere a te il palio. Ah, bello, capito. No, ma con questa analisi qui entriamo proprio nel... Poi, aspetta, io ti dico una cosa. Non è stata colpa del drago, non è stata colpa... No, è un accadimento. No, è stata colpa della situazione, è calato il cavallo, perché se non cala o mi è calato a quel punto lì poteva venire il tipario, perché alla fine ha vinto per 30 centimetri, non per 6 metri. 30 centimetri non so niente, basta che cali un attimo meno, il palio l'ha bello e vinto. Però d'altra parte i pagli si perdono e si vincano anche così. Comunque se te stai, fai la tua traiettoria,
il drago batte perché bassa e vince, lui. E vince tanto quel cavallo, o vince il drago scosso, oppure magari va un po' largo e te riesci a rientrare. Non però si sa, sono tutti ma guarda a me viene dietro, in mano. Cioè, no, ha fatto uno spunto incredibile. E poi la maneggevolezza, lo vedi che cioè, su un giù, su un giù, cioè i nostri sono tutti legati. Se guardi i primi due, i nostri sono tutti stanchi legati. Quello, no, quello a testa ritta lo sposta. Se lì hai un po' cercato l'avversario. Come... Se invece spingi per conto tuo, non ti reagisce la cavalla, come... te l'hai visto. No, ma poi io a quel punto lì, io non ho spinto proprio per quello, l'ho fatta a scorrere. Qualcuno te l'ha imputato, hai visto? Ci si è attaccato, non spinge più. Dove? Nel finale. No, ma non penso, però ti dico, io non l'ho sentito. Però ti dico, il discorso che io l'ho sempre cercata di risparmiare, perché se io gli do tre legnate davanti alla cappella, la cavalla mi finisce, non arriva neanche al casato lei. Ti rispondo. A me, poi andiamo a pubblicità tra me. Sì. Sì. Non è che più nerbati di dai. No, è il contrario. No, ma poi il sentore... Quante ne sente il cavallo? No, due, tre. Sì, ma poi... Non è che picchi. Ma poi lei al secondo giro mi ha detto, non me le dà perché io... Non le voglio. Non le voglio. Sicché io ho dovuto prendere e abbassare le mani. Era l'unica cosa che potevo fare. L'ho presa e l'ho rimessa a bassa. Perché se io continuo a dare due legnate, lei mi va a larga e mi passano al secondo giro. Allora... Ma il drago l'ha rispettata la chiocciola? Bene, facciamo finire un'altra volta e poi andiamo a pubblicità. Il drago l'ha rispettata la chiocciola? Queste sono domande che dovete fare alla dirigenza. Ma poi scusa, queste sono domande che esulano dalla... No, però dico, il drago in quel momento lì si è spostato per rispettare la chiocciola, si è spostato perché non poteva passarci, perché dalla puntata che ha fatto ha dato la dimostrazione d'andare al doppio. Tamponava, Ha visto? Secondo me prendeva nel colonnino. Se lui non si sposta, c'è forse lo spazio. Ma dal momento che lui si sposta, dove passa? No, secondo me batte nel colonnino. Se va avanti, batte nel colonnino. Ma io, quando io ho girato la coda dell'occhio, ho visto lì, io ho visto che Giovanni l'avevo di fuori e frustava e spingeva. E questo in mano mi montava sopra. Ho detto, qui c'è qualcosa che non torna. Come agosto, e poi andiamo in pubblicità. Il terzo giro, il cavallo e l'arco. C'è poco da fare. D'accordo, Silvano? Sì. Terzo giro, il cavallo è l'Avila, se forse non gli rimane il canape intrampolato nelle gambe alla mossa, San Martino gira primo. Esatto. Cavallo al debutto. Al debutto. Fermi tutti. Pubblicità, vai. Allora, siamo giunti all'ultima parte della nostra trasmissione con Jonathan Bartoletti, detto Scompiglio, e Silvano Vini, detto Bastiano. E il nostro conduttore. No, conduttore. No, conduttore. Io sono il tuo braccio destro, che no, conduttore. No, è il conduttore, perché mi è piaciuto sentire Bartoletti. La disamina di Bartoletti e Bastiano sugli ultimi pari è una disamina molto tecnica, che quindi dà anche. Ecco, ma alle regolari Fantini le fanno un po' di analisi o no? L'errore che fa il Fantino alle regolari è che quando scende non analizza, perché va subito Silvano Vini, dico, ma corso l'ha giù, sì, e loro gli danno una spiegazione immediata. Ma come gli pare me la danno, non come è stata, di questa solito. E come gli pare. Invece, secondo me, i Fantini dovrebbero fermarsi, andare davanti alla televisione, rivederla con l'allenatore proprietario, perché giustamente loro a cavallo vedono una orsa, certo. E noi in televisione ne vediamo un'altra. Loro hanno una prospettiva Bartoletti e io ne ho un'altra. Quindi io non capto Arri dove era nel momento in cui attacca loro due, mentre lui ha una percezione diversa e quindi mi dà una dimensione del palio della corsa che io dalla televisione posso non avere, me la appiattisce le distanze, non vedo la velocità in cui Remorex attacca loro due, mentre lui a cavallo se ne rende conto e ti può dire, guarda, ho fatto questo perché veniva forte, ti dici, è importante. Una domanda personale, ma ti dispiace di non essere nato a Siena? Per fare questa trasmissione credo che sia indispensabile non esserci. Ti massacrano se no, partono dalla cravatta, finiscono i pantaloni, alle mutande, calzini. È un grande vantaggio, secondo fare me. Fare una trasmissione è un grosso vantaggio. Per il resto, invece, sarà una bella città, quindi se non porto il panforte alla pistola, la butto fuori di casa. Quindi me l'ha già detto e mi ha già mozzappato. Quindi, fatto per dire, no? Poi noi abbiamo lo sponsor da Nini, quindi siamo a posto. Allora. Invece, volevo vedere il filmato numero 5, così diamo una mano. E andiamo nell'ultima parte di trasmissione, manca 13 minuti alla chiusura, e volevo alcune considerazioni, perché abbiamo analizzato diversi pali. Esempio, quello che mi piace sottolineare è quello che si vince in rimonta, e quindi ho messo alcuni pali in rimonta, ma Remorex è veramente devastante, poi ho penso Preziosa e Occolè, tanto per far vedere che si può vincere tranquillamente
anche il palio rivolto, cioè non essendo nelle prime posizioni, Jonathan, direi che oggi si può fare più di allora col fatto che c'è più omogeneità tra i cavalli. I cavalli sono qualitativamente più vicini. Sì, 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 sì. Poi c'è sempre il cavallo meglio o peggio, ma questo è nella vita, tanto come le persone, Fantini, cavalli. Però questo bisogna dare adito anche al comune che fa un bel lavoro, perché ci mette a disposizione sempre delle piste per addestrarci i cavalli. E non sembra, però, anche se uno va a Mociano gli vuol dire cavalli, perché un po' di addestramento glielo fai sempre. Quindi quando poi cavalli iniziano ad andare lì con l'esperienza, come avete visto, magari anche cavalli che debuttano, come quest'anno il cavallo dell'Aquila, che è diversi anni fa Mociano, Monticiano, tutti i pagli in giro, fatto bienti, arrivano lì, piste difficili, arrivano lì e poi dopo si trovano a disputare il paglio anche alla prima uscita, insomma. Sono educati rispetto sono educa- a prima, che c'è una bella addestramento, buttavano certi gangheri, nel senso era sì, io poi ho visto guardavo, c'è una amico mi fa tutti i filmati, guardavo le corse prima a Monticiano, c'era l'erba quando correvi voi. C'era l'erba e la breccia. Sì. E si correva puro sangue, e a volte lo racconto. Ora si va con gli steccati, quelli a regolare. Noi erano steccati in castagno, levato i nodi, però girati al contrario, e se ci prendevi lo dovevi sentire. Franco se lo ricorda. Ti è mai capitato di vedere quei filmati? No. Allora guardali, perché sono bellissimi. Ma con De Puro Sangue che andavano poi. Al canapo, confusione, uno destro, uno sinistro. Filmato numero 10. Dentro la cosa. Sempre nell'ottica di dare un contributo positivo a chi sta a casa. Filmato numero 10. Le rimonte dal terzo San Martino. E beh, anche qui abbiamo preso Preziosa Penepole, Ugo Sanchez e quindi tutte Teus. Quelle Biteus. Volevo chiedere a Bastiano, e lo chiedo anche a Jonathan, prima a Bastiano. Oggi fanno montare, secondo voi, il Fantino in base al cavallo che viene dato in sorte come caratteristiche, oppure è meglio andare in contrada e dici c'ho Ronaldo, e poi se Ronaldo gioca portiere, terzino, stopper o centravanti non gliene frega nulla a nessuno? Io credo quello che fa il dirigente oggi per l'80% vuole portare il big, indipendentemente che il cavallo sia adatto o non sia adatto, perché portando il big, scusate la parola, ma salvi il culo. Il culo. Big culo. Big culo. Perché quando te hai il terzo o il quarto cavallo, però dicevo ragazzi, io ho portato il Bartoletti, ho portato Andrea Mari, ho portato la Zeni. Cioè, ma sono consapevoli che Ronaldo sta giocando terzino a volte o no? Spesso no. Perché spesso se no. Io porto Ronaldo, lo faccio giocare a terzino. Secondo me spesso no, però devi considerare che il dirigente in contrata ci deve stare tutto l'anno. Quindi portando il big, diciamo che il 50% del palio l'hanno già vinto. A livello strategico ti parlo. C'è un'altra cosa, Silvano. Giusto, Jonathan? Credo la mia considerazione sia condivisibile. Con giochino delle varie cavalli che vincano, ci sarà sempre un parco cavalli abbastanza omogeneo. Poi viene fuori la sorpresa. Vabbè. È così. Se invece si tenessero i cavalli che hanno vinto, a quel punto si va sulla linea che dice Sandro, Ronaldo va a montare. Ma il solito discorso. Ma Sandro, il solito discorso dei Fantini. Se te vedi negli ultimi anni chi vince il palio, Giovanni, Mari, Bartoletti, c'è stato ora l'ingresso di Andrea Coghe. Però ti voglio dire, gira sempre su questi, su questi tre, perché questi tre hanno la possibilità di montare quasi sempre i primi quattro cavalli. Poi c'è chi monta il primo, chi monta il quarto, regolare. Però una volta tocca all'uno, una volta tocca all'altro. Quindi anche lo spazio per il ragazzo non è facilissimo. Poi è vero che ce ne sono tanti che fanno poco per emergere, però è anche vero che gli spazi sono molto ridotti. Qui entra un debuttante ogni 5 anni. Noi si è debuttato in 3 nello stesso anno, 78, Bastiano, Cianchino e il Congiu. Questa è un'altra considerazione corretta che mi trova, numericamente parlando, d'accordo. Mentre stiamo rivedendo le rimonte dal terzo San Martino, perché mi sembra giusto e doveroso dare un contributo anche al fatto che spesso e volentieri si risparmia nella prima parte di gara, come diceva Jonathan, per poi preservare il terzo giro a 1000 all'ora, quindi stiamo rivedendo proprio alcune vittorie del palio. L'abbiamo detto anche la scorsa settimana, tra poco lo vedremo in grafica. Come mai ad agosto vanno più forte che a luglio?
Bastiano. Ciola. Infantino Cavalli. Questa è una domanda importante. Allora, risponde a tutte e due. Allora, intanto vediamo la grafica. No? Da Zelig. No, che Zelig. No. Come mai? Ma non è detto, cioè, magari c'è anche da vedere i cavalli che hanno corso a luglio e che agosto, magari d'agosto ci sono dei cavalli più freschi, magari hanno corso a luglio e ti vince un cavallo che magari a luglio si è riposato e ti fa un tempo, ma non è detto, dipende dal palio come ti va. Il tempo, poi ho visto chi parte in testa e arriva in testa su per giù i tempi sono lì, poi anche un secondo. È un fattore, non è però il fattore. Sì, sì, però anche un secondo in piazza, cioè dipende come parti, se anche la mossa è ritardata un po' per tutti, un secondo l'ha già persa anche a partire. Allora faccio diversa, ritieni Beryl già De Minir i migliori cavalli dal 2000 in poi? Io sì. E quindi sei d'accordo con il rating? Io ti dico la verità, io Berio ci ho sempre lasciato il cuore, io se c'era ora andavo a cercare anche se era in una contrada non ci avesse avuto rapporti, perché allora, Berio per me era il mio cavallo. Io che faccio i rating fisico, all'ippodromo, bello, partente, bello tutto, ho fatto i rating del palio, mi sono divertito chiaramente con tutte le limitazioni che può fare, a me risultano che Berio è il migliore, già De Minir il secondo, ma perché hanno battuto anche cavalli che poi hanno vinto il palio, che hanno rivinto, che è quello che conta, perché se batti 9 con Vincamaio, batti comunque il cavallo, ti dicevo prima, cavallo che d'agosto va più forte che luglio è Porto Alabe. Cioè questo è un cavallo che luglio lo trovi ancora un po' imballato, però lo porta avanti e d'agosto va più forte. Ci sono dei cavalli che hanno bisogno di rientrare e poi vanno meglio la volta dopo, no? E c'è dei cavalli invece bravo, il contrario, che corrono meglio di gas. Sì, sì, è vero. Tendenzialmente i velocisti sono cavalli che corrono meglio di gas, e invece gli intermediate e quelli da 2000 metri sono meglio. Porto Alabe era un cavallo, se non mi sbaglio, un cavallo un po' più da distanza, 1.600-2.000. Era un cavallo poi con l'azione lunghissima. Sì. La prestazione te la fa sempre anche a luglio, però agosto però, poi va meglio. Agosto va più forte. Sì, sì, sì. Agosto va più forte. Bene, quindi vediamo anche il filmato numero 13, così completiamo la nostra puntata prima di arrivare al regalo di Bastiano. E qui c'è in piazza col cronometro Brio, Scompiglio e Tittia. Sono i pali più veloci che avete vinto voi, la BST, passatemelo questo BST, così faccio prima. Sì, 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 sì. Quindi ormai spero che diventate per tutti la BST. Brio, Scompiglio e TT. È chiaro, Fedora, Amorosita, Rocco Nice e Preziosa sono i quattro riferimenti. Brio compare due volte a luglio del 2015 e a luglio del 2018. Tra Rocco e Amorosita, con chi eri convinto di vincere e chi ti ha lasciato la impressione migliore? Con chi è? Tra Rocco, Nice e Morosita, per intenderci. Ma sai, io ti dico, allora, Rocco Nice, in quel palio lì, si sa come ha detto prima Silvano, si era capito, insomma, era un po' il cavallo da battere, era quello un po' più forte, perché era venuto un lotto un pochino più basso rispetto a lui, sì, di tutti gli altri nove. Morosita, diciamo che era una cavalla, quando ha vinto sempre Andrea Nella Torre, una cavalla che anche lei lì dentro qui in piazza ci si prestava bene, che una cavalla ti girava le traiettorie a squadra, girava bassa, una cavalla di fisico. Ha fatto anche un grande palio all'inizio nel Nicchio, quando l'ha montata al Murtas e poi è cascato davanti al palco dei comparse. Una cavalla che si vedeva, di fisico, poi ci ha vinto la Zeni nell'onda subito dopo, si vedeva che ci aveva le qualità per vincere. Cavolo, una cavalla da corsa insomma, per lì dentro è una bella, poi fisicamente. Stiamo rivedendo tutte e quattro ancora, quindi in piazza col cronometro Brio, Scompiglio e Tittia, le quattro vittorie di riferimento più veloci di ciascuno di voi, tanto per mettere a confronto quattro edizioni piuttosto svelte. Questo è il cronometro che, ripeto, per quello che riguarda è un parametro, ma non è il parametro, come del resto le regolari o in atletica leggera il record del mondo con tre lepri non è uguale alle Olimpiadi, quando batti quattro campioni del mondo. Bravo. Di quattro discipline, la valenza, il rating, la valenza della prestazione è superiore quando batti tre campioni del mondo piuttosto che quando batti tre lepri in piazza. Quindi direi questa è la considerazione, rivedendo le immagini in piazza col cronometro, quindi chiaramente delle ultime edizioni, lasciando stare i limiti Palenzio e Polonski, quindi le edizioni che vedevano anche in pista i puro sangue. No, Sandro, io vorrei ricordare che è stata sfatata la grande attenzione che era stata sempre rivolta su Bastiano, che era il più grande
partitore. Ma come mai vuoi accentuare questa cosa, ragazzi? Oggi ti può far male, insomma, ho capito. Oggi a parte piove, in campagna non si fa niente, però voglio dire, questa mi ha dato noi a casa, i miei figlioli piccinini, tutte e quattro, ora le massacrano al lavoro. No, scoprire che non c'è nemmeno confronto con te. Ho capito, ora continuate però, perché sennò va via davvero. Finché non c'è la sega fa rimanere, ora faccio anche il regalo. Allora, ti do anche il mio, vai. Questo, Franco, dagli anche il mio. Questo un po' contento. Rosso lo diamo a Scompiglio. Grazie di cuore. Rosso Toro, questo non ecco, questo ce la doveva mettere. A Silvano Nicchio. Me lo fanno avvelenato a me. Salto una grafica e ti faccio un regalo, sennò poi te brontoli. Rivediamo insieme il palio dell'81. Gruppo... Oh, sei perdonato, vai. Gruppo sei... Nannini che ci fa questo omaggio per i nostri ospiti, per cui un bellissimo panettone. Salutandoci, Silvano, direi che galleggiante nel 92 e questo qui che stiamo vedendo nell'81 siano i due pali più emblematici, dove la partenza può anche non essere un fattore incidente. Un palio che se uno chiude gli occhi ultimo. Io sono ultimo a San Martino, ultimo giri in nono perché vai di dentro e quindi giri in nona posizione. Ora lo vediamo con la curva. C'era anche Puri, c'era Piteus, sì, c'era già. Io direi che vincere un palio a quella posizione vuol dire che sei stato bravo e hai sfatato anche il fatto di essere un fantino da partenza, da mossa, perché hai vinto girando nono, quindi direi che hai fatto te e Aceto 92 con galleggiante due cose al di fuori della norma. Vedendolo cosa ne ricavi? Ma guarda, io l'ho visto l'altro giorno su Facebook e me l'hanno mandato la musica e tutto il resto, me l'ha mandato Michele Fiorini, è commovente vedendo poi la sera della prova generale, vedendo tutte le cose, cioè ti rendi conto che qui all'inizio del terzo giro, quando passo di dentro di lì, ecco, io ero già convinto di aver vinto il palio, perché lo senti che cosa c'ha sotto, E questo considera un cavallo considerato sempre che andava largo, ma ha permesso di fare delle traiettorie. È vero. Allora, di essi parla. Ora se lo mandi fino in fondo ti faccio vedere cosa è successo dopo l'arrivo. Tanto abbiamo un minuto e 18. Se ecco, la regia... guarda dopo l'arrivo, guarda. Simpatia, un bel calcione e guarda la celere. Preso però, Sì, guarda la celere, guarda. Già, vedi, Polizzo, nemmeno un contradaiolo. Eccoli, sono belli arrivati, vedi? Sì. Via. Io insomma andavo in contrada e mi hanno portato nella selva perché c'era un dirigente della selva e abitava lì, figurati se aspettava me, era in contrada a festeggiare. Io sono arrivato in contrada dopo un'ora e mezzo. Bene, allora, ce l'ha fatto caso. Allora, innanzitutto io vorrei fare i complimenti a Sandro Maranini che ha fatto un... È il numero uno, Sandro, anche noi. Televisivo, grazie, grafica, ci siamo divertiti, dai, io mi sono divertito. Ho cercato di dare un contributo a voi e a me Grazie. Stesso. Io mi sono divertito meno perché hai sfatato questo mito che... Tieni Silvano! Due puntate. Aceto raccontava che ha vinto tre pali di rincorsa e invece erano quattro. Ah, sì. Quindi la prima cosa che abbiamo sfatato. Esatto. La seconda è che te sei più bravo in partenza. Non è vero. Non è vero. Bene. Ora, Bettinari, ma pace. Qui in avanti. Garberai alle donne. Garberai alle donne. Cioè, il primo ragazzo e dice io parto come Bastiano, gli viene detto allora io non ci capito niente. No, si dice parto per Scompiglio, è già un'altra cosa. Un altro allora, paio di grazie maniche. A Silvano Vinni detto Bastiano, al nostro Bartoletti Giovanni detto Scompiglio, siete stati gentilissimi e credo che abbiamo passato insieme dei momenti belli rivedendo le cose. Ci siamo divertiti. Solamente dire una cosa, prego. È extra per gli amanti dell'anglo-arabo, è giovedì, venerdì. Ci sono gli anglo-arabi a Pisa, è un evento il 15 dicembre. Il 15 è importantissimo, no, è vero. Segue in diretta, è la prima volta. È la prima volta degli anglo-arabi a Pisa con una corsa internazionale. Per voi che siete senesi amanti dell'anglo-arabo, se passate da quelle parti o ci volete venire a trovare, noi siamo ben contenti. Anzi, senesi sono tutti invitati da Sandro Maranini a pranzo al ristorante dell'Ippodromo, mi sembra aver capito. Ma qui non lo posso fare perché se venga a te della torre, dice hai invitato quelli della torre piuttosto che... Non si può fare, cioè, perché intanto voi identificate la persona, c'è Gigi della Torre, c'è quello dell'Onda, non si può fare. Se fosse senza giubbe, senza io l'inviterei, ma così non si può fare. Allora, appuntamento è alla terza puntata, sempre di giovedì alle 21:30 con 245 sfumature di palio. Grazie a tutti e grazie. Buona serata.